Allora, ciao a tutti e benvenuti appunto a questo workshop. Parleremo di questa esperienza di Casa Natural che è uno spazio di coworking a Matera. Um, a differenza di quanto c'era scritto nel programma che doveva essere in teoria solo Andrea Paoletti, in realtà c'è anche Mariella Stella che è insieme a me è senso protagonista di questa associazione di Matera e Candice, che sembra anche lei parte di Casa Natural ed è australiana. Adesso come primo esercizio, giusto per scaldare un po', per uh, rompere il ghiaccio, facciamo che io inizio a passare un'arancia e ognuno di noi dice, a, nel senso, dice agli altri il, il proprio nome e quali sono anche le aspettative del, di, queste, di questo tempo che passeremo assieme, nel senso perché siete stati interessati e quindi in un certo senso perché, uh, qual è il valore aggiunto per voi di questo momento. E, molto corto. Nel senso brevemente dovete fare grandi discorsi allora diamo anche uno spazio a loro sì. sono proprio libere? Eh? allora l'altra cosa visto che siamo in streaming tutti voi dovreste, eh, dovrete tenere sempre in mano il microfono e parlare al microfono in modo tale che anche chi ci segue via streaming possa appunto avere accesso all'audio uh, Ok, cominciamo da Paolo, devi dire il tuo nome e quali sono le tue aspettative, con l'arancia e poi la giri. Eh, mi chiamo Paolo, e sono, eh, lavoro all'Arti Puglia, e, diciamo, sono il, eh, nel coordinamento dei laboratori dal basso e per oggi partecipo diciamo, con, eh, in questo seminario proprio come partecipante, non come coordinamento. Ciao, sono Alessia, e sono venuta qui soprattutto per conoscere Andrea, devo essere sincera, perché ci conosciamo da tanto tempo a distanza, volevo vederlo in faccia e parlarci un attimo, e soprattutto sentire la sua storia a Casa Nature, anche perché siamo gemellati su internet, con un concorso su Instagram, Lucania, Gran Puglia, Gran, eccetera, per cui questo è. Grazie. Sono Carlos, conosco già un po' Andrea e CasaNetro e le cose che si fanno là. Ho avuto l'opportunità di visitare il posto e oggi vengo aperto ad ascoltare tutte le, le idee per il futuro, le proposte che avete e a partecipare a quello che c'è bisogno. Ciao a tutti, mi chiamo Mino, sono uno dei responsabili dell'associazione Link e nonché in qualche maniera un po' coordinatore di questo laboratorio dal basso, anch'io conosco Andrea Casa Natural. Ehm, ovviamente ci conosciamo poco, quindi penso che sarà una buona occasione per conoscerci meglio. Ciao, sono Antonio e faccio parte del Centro Play. E come organizzatore mi piace vivere questa esperienza. Sono Anna Maria, anch'io faccio parte del centro Play, eh, sono qui come partecipante proprio perché Laboratori dal Basso ci ha dato questa fantastica opportunità di regalarci una formazione, quindi aperta a conoscenze e a nuove informazioni. Ciao, io sono Lucia faccio parte di LINK e sono qua per curiosità allora, sono Donato sono un partecipante del corso e nella vita faccio diciamo, un ingegnere sono interessato a discorsi di eh, economia diciamo, aperta ciao sono Massimo sono qui come partecipante per conoscere, imparare e avere anche nuove idee Ciao, sono Adele e mi occupo di comunicazione grafica, comunicazione visiva e anche di scrittura di articoli. Mi sono avvicinata a questi laboratori perché mi piacerebbe avere nuove idee per un lavoro che sia più a contatto con la gente, più cooperativo e quindi sto prendendo ispirazione, diciamo. Ciao, sono Angela, sono una collaboratrice dell'associazione Casa Armonica e le aspettative rispetto a tutto il programma di RISCOS sono di amplificazione delle conoscenze e proprio modi di collaborazione differenti rispetto al, ai normali status in qualche maniera. Ciao, sono Nico, io volevo conoscere un po' l'ambiente di Casa Natural comunque con il coworking perché avevo già conosciuto un ambiente simile a Bologna. Anche perché sto cercando di addentrarmi un po' nel campo della comunicazione, della promozione e quindi volevo avere anche un po' di idee e fare un po' più di rete. Ciao, sono Raffaele. Eh, le mie aspettative sono... Sì, mi aspetto di conoscere gente, di avere tanti spunti per le idee, come è già successo in questi giorni. Spero che ci sia anche eh, lo spunto per fare qualcosa di concreto, perché io sono molto... Teorico e poco concreto, e vado sempre in quella direzione perché spero sempre di concretizzare qualcosa, eh, perché è la cosa più difficile. Di concreto, vi dico che io ho portato un termos di caffè caldo, <ride> alla pausa break, però mi dovrete promettere qualcosa per il pranzo perché ho poco di, da mangiare. Quindi, questa è una sharing economy: una sharing economy senza denaro. Grazie. E ciao a tutti, sono Onofrio. Io eh, sono disoccupato, però sono incuriosito da, 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 queste, da questo co-working e sono interessato quindi a ampliare gli orizzonti creativi per conoscere nuove iniziative. Questo è tutto. Ciao, sono Annalisa. Ho sentito parlare di Casa qui al Lab ed ero molto incuriosita da, da questa esperienza, anche quella del co-living. Quindi sono qui per saperne di più. Ciao, sono io Ilaria e non so nulla di Casa Casanello, non, non ce l'ho fatta a leggere tra filetto e quindi sono aperta a conoscere qualunque cosa, mi, direi, mi direte. E sono qui in generale per condividere, confrontarmi sulle idee e accrescere anche le conoscenze utili per eh, progettare al meglio il mio lavoro, sono un'educatrice ambientale e per rispondere a Raffaele abbiamo fatto della focaccia, quindi, <ride> quindi <ride> condividiamo. Ciao a tutti, sono Filippo, non conosco Casa Natural, per cui sono incuriosito di capire eh, che cosa fa, di cosa si occupa e diciamo, mi aspetto di, di fare delle attività, quindi ehm, conoscere eh, nuove, nuove idee, nuove, ehm, nuove persone, quindi anche eh, quindi conoscere, e, eh, scusate, no, scusate l'emozione, quindi imparare nuove, nuove cose, quindi anche eh, dal punto di vista pratico, quindi fare delle attività abbastanza pratiche che possano subito eh, dare degli spunti per nuove idee, nuove attività future. Grazie. Ciao, sono Leonardo, la vostra fama vi precede, insomma conoscevo già Casa Natural, sono qui in rappresentanza dell'associazione SRTR, un'associazione ambientalista e mi piacerebbe conoscere appunto le vostre proposte, le vostre iniziative di coworking. working okay. Ciao, sono Michele, lavoravo fino a qualche mese fa in uno studio legale come consulente e sono qui perché è spinto dalla curiosità e comunque perché mi piacerebbe mettermi in proprio e avere nuove idee imprenditoriali. Grazie. Uh, sono Candice di Adelaide, uh, Australia Sud. Uh, sono giornalista uh, in vacanza in Italia per un anno um, e mi piace esplor esplorare <ride> uh, e imparare. Sono Mariella, di Casa Natural, e spero di contaminare un po' di gente dopo questo workshop. E hey, io sono Andrea, e adesso direi che cominciamo con la presentazione, quindi vi spieghiamo un po' effettivamente a Casa Natural che cosa facciamo, almeno cerchiamo di darvi un po' una visione appunto di quello che, delle attività di Casa Natural, e poi effettivamente che cos'è. Allora... Um, siamo da... sì, allora, um, Casa Network in um, quello che noi diciamo sempre, che appunto quello che è uscito anche da questa discussione, qualcuno ha tirato fuori le parole di co-working, altre persone di co-living le curiosità, e in realtà quello che noi diciamo in generale è che è uno spazio di collaborazione, quindi co-working anche perché poi il, il progetto nasce da un'esplorazione diciamo un'innovazione un'evoluzione dell'esperienza mia personale a The Hub perché comunque seguo il progetto The Hub da vari anni attraverso il mio profilo di architetto quindi nella vita faccio l'architetto il, um, quindi uno spazio di collaborazione che serve per attivare delle persone e questa qua è la, è la funzione più grande per noi di casa Network, nel senso che arrivato in un contesto territoriale abbiamo detto come facciamo ad attivare delle persone. Quindi la, la domanda è stata poi, e la risposta conseguenziale è stata ok, lo facciamo attraverso due attività, una che è di co-working e una che è di co-living. E quindi diciamo che l'aspetto um, più innovativo sta in entrambi le cose considerando il territorio di Matera e non di una grande città, perché normalmente quando si parla di coworking si parla sempre di contesti comunque metropolitani, perché è facilitato da un flusso di informazioni, flusso di denaro, flusso di persone. Invece in contesti più periferici, più eh, provinciali, io di origine, sentirete il mio accento, non sono di qua, ma sono di Biella in Piemonte e vi posso assicurare che nord e sud non c'è alcun differenza in questo contesto. Perché, comunque, contesti provinciali poi hanno abbastanza le stesse caratteristiche. Quindi, co-working effettivamente diciamo alle persone che possono utilizzare lo spazio per condividere uno spazio di lavoro e quindi, soprattutto, la cosa più importante è che lo spazio di co-working non diventa uno spazio che una, una persona deve semplicemente utilizzare, ma diventa uno strumento, uno strumento per chi è senza lavoro, chi vuole imparare, chi vuole approfondire piuttosto che chi vuole esplorare nuovi, nuovi contesti, nuovi lavori. Eh, piuttosto che conoscenze diverse, effettivamente diventa un valido strumento perché in maniera molto spontanea, e questo sta anche là, la, la dicitura di spazio di collaborazione e non spazio di co-working, ma attraverso la spontaneità, um, attraverso la spontaneità si possono creare delle occ occasioni e opportunità. A questo si aggancia il tema dell'attivazione perché la gente molte volte bussa alla nostra porta e dice: Ah, che bello questo progetto Matera, io ho un'idea ho un progetto e mi aiutate a svilupparla piuttosto che la sviluppate per me. In realtà, non è questo il concetto, quello che poi noi cerchiamo di spiegare, nel senso che il coworking è uno strumento, quindi le persone stesse naturalmente noi facciamo da facilitatori rispetto a un incontro, nel senso uno arriva con un'idea, un'altra persona arriva con un progetto, diciamo perché non vi mettete assieme e utilizzate questo spazio proprio come spazio dove incontrarvi e potervi mettere in rete. Um, quindi facciamo da facilitatori tra delle persone che hanno delle idee, altre persone che hanno dei progetti e che incrociandosi possono creare loro stessi da soli un, nuove opportunità. Dall'altra parte, quindi, questa qua è la parte del co-working. Poi abbiamo la parte invece del co-living, perché quello che ci stiamo detti è stato partendo anche da uh, necessità personali. Che abbiamo detto: ok, siamo in un contesto provinciale, arrivano meno impulsi, meno input, come facciamo ad avere um, delle persone che ci possono portare le loro esperienze? E soprattutto perché per noi è importantissimo il fatto che non chiudiamoci dentro alla nostra esperienza, magari va benissimo, magari siamo tutti felici, ma soprattutto apriamoci. Candice è un esempio perché lei è arrivata anche un po' poi um, legandoci al discorso che avete portato avanti e indietro, il fatto di aprire un po' uh, gli orizzonti conosciuta attraverso cow attraverso alcuni amici ehm, è arrivata appunto a matera naturalmente con questa un po con questa atmosfera di, di collaborazione la portiamo anche nelle nostre vite al di fuori poi del lavoro al di fuori del, eh, de, di casa natural e quindi l'abbiamo un po' ascoltata ci cioè ha raccontato di lei abbiamo proposto ma scusami perché al posto di girare l'italia lei voleva imparare l'italiano voleva conoscere dei contesti diversi perché al posto di di fare babysitting piuttosto che altre cose, non vieni qua e ci aiuti a internazionalizzare l'idea. E quindi, questo, qua è il concetto di come uno spazio, nonostante sia matera, nonostante uno dice nessuno aveva mai provato questo, aveva sperimentato sul territorio, possiamo aprirci. Quindi il co-living è anche quello. Quello che abbiamo fatto con Casa Natural è stato quello di lanciare un contest globale. E questo, qua ci teniamo a sottolinearlo perché. Um, a nostra volta, nel senso, quello che diamo anche come coworking, è naturalmente una rete di contatti nostri personali che possiamo allargare. Perché se la mia rete di contatti la metto a disposizione, ad esempio di Alessia, la metto a disposizione di Nico, Nico a sua volta avrà un'altra rete di contatti, allora lui mette a disposizione per me quella rete di contatti piuttosto che per Leonardo, diciamo. E quindi questo qua. Cresce la rete e abbiamo lanciato questo contest proprio su tutti i continenti perché, appunto, anche con la rete The Hub che, comunque, è stato parte di questa iniziativa e comunque ci ha sostenuto, siamo riusciti ad arrivare anche non so, al Brasile. Che per dire, non ci è arrivata nessuna candidatura e i ragazzi ci hanno detto: Ma ah, scusa, perché no, non considerate di mandare ai ragazzi europei, agli hub europei? No, abbiamo detto già fatto, però l'idea era proprio: co-living viene a vivere. E viene in vacanza, matera per una settimana. Al tempo stesso, qual è il valore aggiunto? È che tu puoi stare in uno spazio di collaborazione, quindi incontrare chi fa parte di questa comunità, vedere un territorio diverso, portare un progetto che stai sviluppando in un altro territorio e magari trovare il modo o le persone per poterlo scalare. E quindi diventa un'opportunità per la gente locale o per queste persone potersi relazionare e quindi confrontarsi direttamente. Uh, abbiamo selezionato, ci sono arrivate 24 domande, ne abbiamo selezionate 10. Um, il primo gruppo, nel senso che sono due persone, sono arrivate giovedì, questo qua appena passato, che staranno fino a mercoledì, perché il tempo è effettivamente da giovedì a mercoledì, nel weekend, il sabato e la domenica. <coughs> Si viaggia per il territorio della Basilicata perché, anche questo, per modo che persone che vengono da fuori possano conoscere la Basilicata. E per noi, invece, come Casaneto, è molto importante per mappare chi fa innovazione sociale sul territorio perché, questa qua è un'altra. Parola chiave del progetto Casa Network perché, da una parte, cerchiamo di capire che innovazione nei nostri giorni non è solamente innovazione tecnologica, ma chiunque, anche chi lavora, non so, nel, nel campo dell'agroalimentare può fare innovazione semplicemente ponendo, trovando delle soluzioni dei problemi dati, ma soprattutto che quel progetto che sta facendo e quella soluzione che trova possa essere veramente di valore, o comunque di vantaggio ad altre persone. E l'altro per noi innovazione sociale è veramente creare posti di lavoro, quindi in un territorio in cui tutti i giovani, comunque la maggior parte dei giovani uh, lascia il territorio perché dice che non ci sono opportunità, noi cerchiamo invece di scommettere al contrario, che cosa succede se oltre a invogliare chi sta a ispirare le persone locali vogliono stare sul territorio, anche portiamo gente da fuori, almeno con, come curiosità, io sono venuto da fuori, ci sono altre persone della comunità come Caspar, come Candice, che magari scelgono il territorio della Basilicata per appunto portare i loro progetti. E dov'è? Eh, è vero, siamo al centro dei Sassi, non so se eh, siete tutti pratici di Matera, però è proprio vicino alla cattedrale, quindi in piazza Cattedrale abbiamo cercato anche un posto simbolico. Ma non era tanto il fatto del centro eh, dei Sassi, ma la cosa importante è che si trova dentro un vicinato. Quindi, in un certo senso, anche là abbiamo cercato di innovare quello che era un contesto di socialità nel passato, perché la gente attorno al cortile del vicinato perché varie case, varie abitazioni si affacciavano su questo vicinato e avevano un modo di comunicare, dalla, dalle signore che... Um, potevano osservare meglio i bambini perché gli uomini andavano in campagna piuttosto che avevano gli animali piuttosto che veramente facevano delle chiacchiere tra di loro o si aiutavano dandosi chi un prodotto che un altro. Quindi anche là abbiamo cercato di instaurare con tutte le persone, dalla signora 86enne sotto che ci fa il sugo, alla famiglia um, che vive sopra di noi, che non so, hanno situazioni con tanti figli, sono dei medici, hanno un bambino adottato. Quindi cercare proprio di parlare, di fare del vicinato. Parte della comunità. Non so, per le cose divertenti, sopra c'è un BB, quindi anche gente che viene, che si affaccia, che magari gente che non ha scelto Casanet, ma che diventa un punto anche di confronto. E. Però la, la cosa diciamo che perché la gente sceglie casa natural o noi in che modo cerchiamo di invogliare le persone attraverso dei valori, perché um, quello che è importante non è tanto appunto in questo caso eh, la prima parola chiave di cui parliamo è la curiosità, non è tanto il fatto quello che hai studiato o quello che stai facendo nella tua vita, ma semplicemente essere curiosi e bussare alla porta e dire ma che cosa fate qua? O, come potrei essere utile, nel che qualcuno ci dice proprio come potrei contribuire a questa comunità? Ecco, questo qua diventa, diciamo, la, la parola chiave di tutto il processo, perché su questo si muove la situazione. Ed per quello che anche noi come come strategia per lanciare un progetto che, comunque, è assolutamente nuovo sul, sul territorio della Basilicata, ma soprattutto anche su Matera, è il fatto di incuriosire le persone perché se uno non conosce una cosa e la, la incuriosisci, naturalmente devi aspettare dall'altra parte la curiosità, però anche quello il valore diventa un filtro per creare poi una comunità che, come dicevamo prima, non è solamente una comunità che sa da osservare o a lamentarsi, ma è una comunità che effettivamente vuole far parte di un cambiamento. Seconda pa parola, apertura verso gli altri. Un po' questa, eh, questa fotografia emblematica perché è la signora di 86 anni di cui parlavo prima, con i ragazzini del piano di sopra ci sono io, un tavolo che. Vabbè, questa qua è stata un po' scelta, nel senso che è stata un po' spinta per dire che anche sul tavolo il fatto di convivialità dal cibo a libri piuttosto che computer, quindi tecnologia, il fatto che dentro possa succedere un po' di tutto. E l'apertura verso gli altri diciamo che va un po' a braccetto con il concetto di curiosità perché puoi essere curioso però al tempo stesso poi devi aprirti perché se rimani chiuso comunque nel, nel tuo mondo non hai possibilità che qualcosa ti possa contagiare, quindi tu possa conoscere. Un'altra parola chiave è il mettersi in gioco che eh, diciamo è stata una delle spinte fondamentali di Casa Natural che ci ha portato anche a dar vita a Casa Natural perché appunto Andrea ha portato con sé quest'idea da, dal profondo nord, io dall'accento come capirete sono del sud, sono materana, quindi non ci sono dubbi diciamo sulle nostre provenienze e, però in fondo dall passare dall'idea alla concretezza, come appunto diceva anche Raffaele, non è facile e c'è diciamo uno Scatto che viene fatto nel momento in cui ognuno di noi decide di mettersi in gioco, che è un rischio, ma eh, correre un rischio è terribilmente adrenalinico e, soprattutto, porta con sé sicuramente dei cambiamenti. Quindi piuttosto che restare fermi in una situazione che di fatto eh, eh, tende a portarci all'immobilismo, se abbiamo un'idea o crediamo in un, almeno quantomeno nella, eh, in un sogno che, ma, di cui magari non vediamo nell'immediato la realizzabilità, ma che, di cui sentiamo la realizzabilità che è diverso, allora mettersi in gioco quello scatto che ci consente di fare il passo. E noi vogliamo esattamente fare questo. Abbiamo messo nella fotografia una signora, la nostra amica, la nostra signora Maria di 86 anni del vicinato che usa un iPad, certo è abbastanza provocatorio, nel senso che eh, non è facile me far mettere in gioco la signora Maria in questo caso. Però in fondo è il segreto. Quindi quello che stiamo cercando di costruire all'interno della nostra comunità è proprio questa fiducia delle persone in se stesse, nelle proprie idee, ma non basta nella comunità. Perché Mettersi in gioco significa mettersi in gioco assieme, mettersi in gioco da soli è sempre molto riduttivo in un contesto, diciamo, nel, nei contesti in cui viviamo. Casa Natural consente di fare questo salto in maniera eh, come dire, non, non indolore, ma comunque molto tutelata perché noi siamo lì, eh, oltre a metterci in gioco noi, siamo a, diciamo, un sostegno per chi intende in qualche modo rischiare. E voglio portare un esempio fra tutti di una persona della nostra comunità che si chiama Eliana. Eliana eh, coordina tutto il settore delle attività di Casa Natural dedicate al riciclo, riuso e alla sostenibilità e che si chiama Rinatural. Eliana era una eh, ragazza tornata dopo tanti anni, era stata in Australia, aveva girato il mondo, era, è materana. È tornata a Matera col desiderio di mettersi in gioco ma non sapeva neanche bene come. A partendo dai suoi sogni, partendo da questo desiderio grande che aveva di esplorare un po' la sostenibilità, Um, ha iniziato uh, a, a chiederci in qualche modo un, un, un aiuto, a cercare di capire come voleva collocarsi e oggi uh, Eliana coordina in maniera eccezionale le nostre attività di Renatural perché organizza periodicamente con il nostro sostegno, quindi si è messa in gioco uh, con il suo sogno e organizza uh, diciamo, un, cicli di incontri proprio su questo tema, che devo dire stanno avendo un grandissimo successo sul territorio. e quindi pensare l'impensabile, quello che eh, vogliamo noi vogliamo sempre spingere ehm, diciamo, le persone che fanno parte della nostra comunità veramente a pensare l'impensabile, perché tutte le volte che noi ci siamo ritrovati a pensare l'impensabile l'abbiamo realizzato. Quindi tutto sommato abbiamo capito che questo impensabile si può pensare. Per cui pensiamolo, ecco. E quindi sognare, e noi siamo, partiamo moltissimo dai sogni. Quindi, nel momento in cui una persona viene a casa natural non ci interessa mai il lavoro che fa, non ci interessa la sua formazione, se ha 10 lauree, 20 lauree, non ha lauree, non ci interessa. Partiamo dal presupposto che la molla che fa muovere le persone, che le, le porta ad attivarsi, sono i sogni. L'unica molla sono i sogni perché alla fine spesso facciamo dei lavori in cui non crediamo. Diciamo, viviamo in un contesto che non eh, condividiamo fino in fondo e rimane sempre quella voglia di attivarsi, di, di dare una svolta sulla base di quello che veramente sogniamo che non si realizza mai, non diventa mai concreta. La bellezza di Casa Naturale è un po' questo, cioè parlare dei propri sogni spogliandoci di tutte le forme che in fondo ognuno di noi porta con sé, diventa un, un canale di comunicazione eccezionale e immediato. Poi c'è una casa, quindi ne parliamo dei nostri sogni con un Tè, con un caffè, usando tutti la nostra cucina, quindi c'è veramente una familiarità che ti porta ad aprirti. I rapporti sono molto fluidi e um, è uno spazio neutro in qualche modo in cui ognuno si sente, sente di poter dire quello che, 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 che prova senza diciamo de delle limitazioni. Quindi questo è un po' il nostro metodo sempre. E vengono fuori veramente delle, delle prospettive interessanti. È un po' come uscire da ognuno dalla propria comfort zone e trovare. Un'altra un visione insieme. E poi, diciamo, alla fine di tutto abbiamo pensato di mettere il coraggio. Questa è un'immagine che a me piace da morire di un progetto che abbiamo portato avanti, abbiamo presentato per il bando Che Fare. Siamo arrivati in finale con Sound Natural, un progetto molto bello che appunto vuole creare un archivio sonoro dei territori, quindi non solo archivio, archivi fotografici, archivi culturali che ne abbiamo visti tanti, ma proprio un archivio di suoni. Abbiamo collaborato con questi due ragazzi, Luigi Greco e Nicola Di Croce, eh, con cui poi alla fine stabiliamo sempre dei bei rapporti di amicizia, come i ragazzi di, da Bari, alla fine non so, eh, non è così strano che ci si riconosca. E, e abbiamo deciso, in realtà eravamo arrivati in finale, ma c'erano dei progetti così grossi che sapevamo che sarebbe stato difficilissimo farcela. Benché abbiamo fatto un battage di comunicazione pazzesco. Siamo arrivati a 700 voti alla fine, ma c'erano dei mostri sacri davanti a noi, e però abbiamo deciso di realizzare comunque il progetto. In maniera molto diciamo low cost, quindi eh, Nicola e Luigi, Andrea, insomma, sono andati a Irsina, in questo, uno dei paesi che avevamo individuato come possibile, hanno registrato i suoni, tutti i suoni, quindi anche i suoni degli animali che erano lì eh, nei campi, e quindi è venuta fuori una traccia molto bella, che ha, tra l'altro credo sia sul nostro sito. Sì, sì. Ehm, una traccia molto bella musicale che racconta questo territorio. Eh, naturalmente, noi realizzeremo Sound Natural. Adesso stiamo cercando di capire i canali da utilizzare. Ma il progetto è talmente bello, appunto, anche questo è un sogno condiviso. Che realizzeremo anche questo. Però il coraggio di Nicola nell'intervistare, diciamo nel registrare il, uh, il maiale, mi, mi piaceva perché, appunto, un po' simboleggiava questa rottura degli schemi e questo coraggio veramente di andare oltre i limiti che spesso ci vengono dati o che ci autoimponiamo. Queste qua sono innovazione e ruralità, Insomma, abbiamo messa come ultima diapositiva perché diciamo che poi la differenza che noi cerchiamo anche di spiegare, diciamo qual è... Um, in un certo senso, quello che noi stiamo facendo di innovativo rispetto a un hub, rispetto comunque a spazi di collaborazione che sono nelle grandi metropoli, il fatto che, come dicevamo prima, noi siamo in spazi. Comunque più periferici ancora, nel senso che siamo in uno spazio a matera dove effettivamente le dinamiche sono completamente diverse. Quindi il, il tutto è partito da un'esperienza mia personale all'interno di The Hub, che era il fatto di uno, un uh, uh, spazio di collaborazione appunto per attivare persone, soprattutto sul concetto di innovazione sociale, e poi unito a un'altra passione che era quella di paesini rurali. Quindi, L'Italia è disseminata di questi paesini, in basicata forse c'è una concentrazione altissima, nel nord abbiamo tutta la zona delle Prealpi, che è anche comunque un territorio molto abbandonato, molto vuoto, e quindi cercare di capire quali possono essere gli scenari futuri per questi territori, nel senso un abbandono completo o forse riusciamo a trovare un modo per innovarli attraverso e quindi coniugare ruralità e innovazione assieme, come? Non abbiamo ancora la risposta, naturalmente Casa Natural è semplicemente il primo passo verso un'esplorazione quindi anche il concetto del co-living, ritornando indietro, è da una parte attraverso il co-working creiamo una comunità in un contesto in cui portiamo qualcosa di assolutamente nuovo, dove la gente non si aspetta e si avvicina per curiosità dall'altra parte attraverso il co-living invitiamo persone che in un certo senso fanno già innovazione sociale da altre parti, li portiamo a visitare il nostro territorio e insieme e cercare di avere delle visioni e con quello, poi, concretamente, noi ci stiamo anche muovendo, esplorando il territorio, conoscendo delle persone per da una parte mappare chi già sta partecipando al cambiamento sul territorio, che magari quello che noi parliamo sempre a Casa anche con Mariella, è il fatto che è facile scoprire um, le, i talenti delle persone quando sono già talenti, perché lo sanno comunicare, perché sono già usciti fuori, sono sui giornali, sui siti. Però il ruolo grande nostro, che almeno ci diamo noi come funzione, è andare a scoprire quello che fanno grandissime cose, anche piccoline, non è che le grandi cose devono avere, però che hanno un impatto veramente sul territorio, che però non hanno la capacità magari di co comunicare da una parte e dall'altra parte quindi non hanno capacità di mettersi in rete. Non mettendosi in rete, nostro giorno forse riescono poco a trasmettere anche la loro capacità di fare le cose e quindi dar possibilità agli altri. Un, un caso concreto, abbiamo una persona che fa parte della comunità, lui lavora all'interno di una produzione industriale del salottificio di Sant'Eramo. E, um e nel, però nel tempo libero, grazie a quello che sa fare all'interno di tutto, che quello è quello il processo industriale, fa il tappezziere per diletto, ogni tanto arriva con il suo pouf piuttosto che la, la poltrona cambiata e tutto quanto. Quando, e Noi l'abbiamo invitato a Casa Netura a far parte di uno dei momenti di re in cui abbiamo messo assieme una sarta, un tappezziere e un falegname e abbiamo detto «ci sono sei sedie, in gruppo ripensate cosa poterne fare». Poi parlando con questo ragazzo che si chiama Savio, gli ho detto: Scusami, Savio, ma perché in fondo il salutificio sta andando male? Lui è un po' frustrato con il suo lavoro. Ho detto: Ma perché non ti inventi qualcosa? Non lasciare completamente il tuo lavoro, ma inizia ad esplorare nuove strade, perché questo qua è anche un po' il fatto che cerchiamo di motivare le persone. E lui diceva: Ma sai che non mi interessa, io sto bene così. Alla fine. Ho detto: Sì, però ho detto, pensa da un altro punto di vista, nel senso che il tuo saper fare potresti magari trasmetterlo a qualcuno che non ha un lavoro, che invece non ama il proprio lavoro, e per quell'altra persona diventa motivo di lavoro, comunque può cambiare. Quindi anche quello lui fa, caspita, sai, non ci avevo mai pensato. E quindi anche questo qua, proprio, dei saperi che magari... Una persona, non so, io mi immagino un paesino della provincia, ancora nemmeno a Matera, ma fuori, che fa la sua cosa, la fa benissimo, si sente realizzato perché, non so, uno scalpellino piuttosto che un falegname, fa quella cosa, lo fa tutti i giorni, si sente bene, ha la sua vita piccolina ed è a posto. Un po' la nostra funzione che ci diamo è andare a scoprire queste persone per poi metterle in rete con altre che invece possono essere interessate, piuttosto che... Mescolare le varie capacità o le varie, comunque, eh, i vari profili delle persone per poter creare dei progetti che hanno poi anche a livello comunicativo più forza e quindi riescono ad uscire dal territorio e diventare dei casi di eccellenza e eh, di esempio per altre, per altre persone. Volevo aggiungere che la forza della ruralità intesa come appunto eh, piccolo territorio, comunque, realtà molto contenuta, è proprio nel fatto che rischiare è più facile. Nel senso che eh, inaugurare. Cose nuove è molto più facile rispetto ad una grande città. Uh, ho vissuto a Roma e avevo sempre la sensazione di essere terribilmente sola, benché avessi tantissimi contatti, però comunque vivevo una grande solitudine proprio anche geografica, perché questi territori così ampli alla fine dissolvono un po' determinate relazioni, comunque le rendono troppo blande. Invece il territorio piccolo ha questa forza che spesso ci si conosce tutti. Quando non ci si conosce, le occasioni per, per conoscersi sono tante. E in un contesto come casa Network, in cui si evita il provincialismo nel senso della chiusura, siamo sempre tra noi, appunto con queste aperture così grandi all'esterno, consente di veramente di vivere i vantaggi della ruralità, perché alla fine il rapporto è veramente diretto tra le persone, è immediato, è immediato a stabilire una relazione ed è anche molto facile rivedersi, per cui tutto questo sicuramente rafforza la volontà di ognuno poi di attivarsi. Ok, questo qua um, sono i dati appunto se volete per chi non l'avesse ancora fatto vedere il nostro sito con, siamo anche su Twitter e Facebook quindi ci potete seguire bene. Adesso raccontiamo questa cosa, nel senso che quello che vogliamo fare, nel senso che spiegarvi, naturalmente se avete delle domande avete specifiche domande, sì. assolutamente fatelo senza problema. Vai. Eh, Aspetta il microfono perché siamo, se no non funziona. Forse faccio una domanda, mi sono distratto. Vai, no. vai. Uh, Inteso bene. Uh, natural? Sì. Che vuol dire? Ah, bravissimo, bella domanda. Uh, alcune persone dicono: Avete sbagliato a scrivere qualcosa. No. no, in realtà sta per, sta per rural networking. E quindi c'è il net per quello. Però, in un certo senso, anche a livello di comunicazione, il fatto che sia sbagliato secondo le persone uh, funziona. rimasto impresso. E invece, perché questo qua è un nome anche che è uscito attraverso uh, crowdsourcing. Perché qua l'abbiamo dovuto pensare, abbiamo cercato di capire, visto che anche un, una parola, diciamo, non facile da pronunciare per un italiano. Abbiamo cercato di capire allora, visto che volevamo anche internazionalizzarlo come veniva percepito da un inglese piuttosto che un americano. E quello che dicono le persone che è che la prima volta che lo leggono lo leggono neutral e non natural. E quello andava bene perché in un certo senso quello che diciamo deve essere uno spazio neutrale dove le persone possano confrontarsi senza nessun tipo di limite. No, infatti io l'avevo inteso tra uh, neutrale e naturale. Infatti, sono quelle le, le due eccezioni. Io volevo solo dire una cosa, siccome qui diamo strumenti, forse, non abbiamo parlato semplicemente Dei. di un aspetto che è che, che, che cosa siamo, ah, okay, che natura beh. abbiamo. Noi siamo un'associazione. Perché poi, alla fine uno si chiede: vabbè ma come campate? Diciamo, al momento eh, siamo ancora in una fase veramente di start-up e stiamo investendo molto di, 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 delle nostre risorse, um, abbiamo deciso. Questo lo voglio dire perché ne andiamo molto fieri. Cioè, abbiamo deciso di eh, stravolgere un pochino la eh, prassi, quindi non partire dopo aver avuto dei fondi, ma partire senza fondi. Quindi noi non abbiamo ricevuto fondi pubblici, non abbiamo al momento eh, fatto richieste, cioè partecipato a bandi per poterci eh, sostenere, perché riteniamo che eh, dobbiamo essere in grado di farlo da, da noi. Tutto quello che verrà, ben venga. Però il concetto fondamentale è vogliamo partire, partiamo. Um, siamo un'associazione, quindi uh, se andate appunto sul sito nella sezione uh, Associati uh, è possibile trovare tutte le indicazioni. Abbiamo declinato veramente uh, le possibilità in, uh, tenendo conto di tante esigenze, perché magari abbiamo gli associati del posto che quindi pagano 50 euro all'anno e possono frequentare lo spazio di co-working una volta a settimana tutte le settimane, possono partecipare ai nostri eventi e così via. Però abbiamo creato anche figure come per esempio i nomad workers che sono persone che Magari vengono da Bari e passano un pomeriggio da noi oppure mh, a, partecipano ad una serata e che possono comunque partecipare al, costo, partecipare al costo di 5 euro voglio dire. E poi abbiamo le associazioni che ci sostengono come B-Link, che ha sede per matera proprio da noi. Quindi, insomma, ci sono varie, abbiamo deciso comunque di declinare un po' così perché ci rendiamo conto che eh, i nostri interlocutori possono cambiare. Però ecco, siamo un'associazione, volevo spiegarvelo perché altrimenti. Resta il dubbio, ma saranno un'impresa, saranno un'associazione che in natura avranno? Come faranno? a... Poi organizziamo degli eventi e per questi eventi gli associati partecipano, pagano una quota eh, ridotta e poi dipende appunto dall'evento. E questa qua è anche la ragione per cui, quando le persone bussano e dicono ah, abbiamo un progetto, eh, lo sviluppate per noi? Questo, questo, diciamo no, il nostro progetto è casa natura, nel senso già ne abbiamo abbastanza, nel senso che poi possono nascere delle collaborazioni successivamente, però è proprio che quello è il nostro progetto, anche noi stiamo lavorando proprio su come incrementare partendo da, da un'associazione invece come aumentare, diciamo che abbiamo avuto anche delle necessità pratiche per avere um, una, nel senso essere associazione perché abbiamo partecipato dei bandi, quindi c'era bisogno di, e poi anche perché non volevamo più essere casa netto, perché là essendo a casa di Andrea casa Netola è dentro casa di Andrea, perché questa qua è anche una cosa per poi dire, visto che vogliamo partire e da dove partiamo? Partiamo da quello che abbiamo, quindi dal piccolo per poi poter aumentare. Non cioè, ci se il fondo cose... arriva ben venga, ma se non c'è si va avanti lo, stesso. lo stesso. stesso, questo è un po' il concetto, quindi non è che eh, siamo contrari, certo partecipiamo, ok speriamo, però appunto il caso di che fare, piuttosto che il tentativo di coinvolgere anche le fondazioni bancarie su qualcosa di più innovativo che i soliti interventi spot, insomma c'è anche questa volontà, però partiamo dal fatto che da soli possiamo farcela, poi ciò che viene... Insomma è un di più. Sì, soprattutto perché il cuore è la comunità e non lo spazio. Quindi adesso siamo là, la stiamo costruendo la comunità, quindi naturalmente tutte queste persone, tutti questi valori, abbiamo detto prima dalle persone curiose e tutto quanto, lo stiamo costruendo. Quindi all'attivo adesso abbiamo 20 membri. Nel senso che siamo sono partiti le persone, a fine settembre, tra sì. l'altro. Sì, però cioè. l'associazione è, è, è iniziata a gennaio, nel senso che e da gennaio queste qua sono le persone che si stanno affacciando. Poi invece sono varie le persone che vengono solamente agli eventi, che quindi non hanno ancora, fatto, non hanno ancora preso quel coraggio per dire ok ci scriviamo <ride> per tutto l'anno. Però anche quella questa cosa qua è, un, è una cosa in, in progress. Adesso quindi rispetto eh, oggi per questa giornata, per questa mattinata come, come la sviluppiamo, abbiamo pensato che potesse essere interessante utilizzare un approccio che noi chiamiamo le chiacchiere di casa natura, che è un incontro mensile in cui... Appunto, noi cerchiamo di attivare le persone attraverso delle chiacchiere fatte in maniera diversa. Nel senso che le chiacchiere si fanno in piazza e le vediamo tutti i giorni, però l'unica regola di Casanetola è mai lamentarsi, ma al massimo se vedi un problema è cercare di portare subito una soluzione, o almeno pensarla da quel, con quella prospettiva. Quindi quello che il primo uh, esercizio, il primo gioco, chiamiamolo come vogliamo, che, che faremo è quello che sempre con l'arancia ognuno di noi deve esprimere solamente un problema che vede, che a cui vorrebbe trovare una soluzione nel territorio in cui vive. Okay? Okay. E io inizierò a fare una lista di questi problemi, tale che dopo li avremo ben chiari. Facciamo il giro al contrario adesso. Sì. Um, microfono. Sul territorio o anche qualcosa comunque, diciamo una cosa che vi è vicina, quindi che vi tocca anche personalmente? Sì, io quello che bom, mi dispiace di vedere molta gente che viene da fuori bari e mi piacerebbe vedere un po' di concittadini, di coinvolgere un po' i, i miei bari, insomma, i concittadini, co I concittadini baresi, insomma. Quindi co il, idee... il tuo problema è la mancanza di, di, di comunità tra i cittadini? Sì, sì. Parliamo proprio a livello di mancanza, quindi, quello che qual è il problema? Ma mi piacerebbe un po' coinvolgere diciamo, questa gente, insomma, invogliarla a partecipare a questi eventi, a queste idee. Non penso di aver inteso la domanda. però i cittadini in mancanza di coinvolgimento in che processo, nel senso in che parte del Beh io vedo che per esempio sul mio territorio molta gente aspetta il lavoro più che crearlo, quindi come vorrei fare io, vorrei un po' mettermi in proprio. La mia idea è un qualcosa un po' di particolare, a me piacerebbe produrre vino, okay. <ride> Questo è il mio sogno e quindi diciamo Vorrei che si realizzasse questo. Quindi io vedo molta gente, molti ragazzi anche della mia età che aspettano che il lavoro gli piomba dal cielo piuttosto okay. che andarselo a ingegnare. Quindi diciamo mancanza di convincimento da parte dei cittadini per creare nuovi lavori, sì, tu sì. dici? Dal basso diciamo. Dal basso, sì. Ok, sì. continuiamo pure. Leonardo. E a me personalmente eh, piacerebbe mh, apprendere eh, come comunicare meglio le mie iniziative, le mie idee. Eh, quindi, uh, no, questo stavamo parlando, scusami, ritorniamo sì. proprio a quello che bisogna dire in questa fase. Devi dire un problema, quindi una mancanza. Se per te questo non c'è, metticelo giù in forma tipo il problema di questo territorio è che non riusciamo a comunicare un. Uh, non so quello che stavi dicendo. Sì, ma anche questo, sì. Ehm, sì, aggiungerei che mi piacerebbe sfrondare questo territorio da tutte quelle iniziative che sono molto radical chic e poco diciamo. Ehm, come dire aderenti davvero alle, alle idee che okay. sono, di cui sono portatrici. Ok, quindi ma mancanza di, ehm, sì. di attività concrete come no, è che... attività concrete. Ehm... Partita <ride> l'aria. <ride> eh, no, incapacità da parte di chi le fa di credere sul serio quello che fa. Allora questo è incapacità, però. Inca Nel senso che abbracciano pubblici ah. ristretti piuttosto sì. che eh, pubblici allargati, cioè sono molto di nicchia. Oh, penso che spesso uh, Microfono. Si fa qualcosa perché più che altro è, mh, risponde a una certa a tendenza, mh, ma non è una cosa... L'incapacità di credere sul serio è, in quello che si cioè fa. è una specie di dimostrarsi, in realtà non, non apparire, cioè non, non essere quello che in realtà tu appari. Cioè, mh, come dire, mh, una forma di ipocrisia rispetto a quello che, che si vive. Cioè, io voglio fare l'ambientalista, ma in realtà non, non me ne frega un cavolo. Cioè però, L'ambientalista fa figo e... Ok. Manca di Manca L'arancia. <ride> allora, secondo me, ehm, la mancanza di condivisione delle idee, cioè la difficoltà di condividere delle idee, per paura di. Ehm, che qualcun altro ce la possa rubare, ce mm. la mm. possa copiare. È ce un la grande possa... problema, sì, anche noi lo viviamo. <coughs> C'è molta paura, ehm. paura, sì. Idee innovative, cioè nuove, nuove proposte. Ah. E anche per me è la stessa cosa. Questo. Per me la mancanza di una qualunque forma di politica di sostegno per i giovani per l'orientamento al lavoro. quindi... Al, allo studio, al lavoro, al cosa fare cioè, io vedo una forma proprio di totale abbandono che poi nei risultati insomma si vede ok per me invece eh, l'esigenza è di crescita, eh, cioè io voglio vedere il problema dal punto di vista della crescita più che della mancanza, crescita culturale e crescita eh, nell'efficienza in ciò che si fa. Ok però uh, ricordami oh, oh no, uh, on Onofrio, uh, dobbiamo mettere invece sotto forma di problema, quindi qual è secondo te che non che non c'è possibilità di crescita? No, c'è possibilità di crescita, ma sviluppare la crescita, cioè eh, stimolare il progresso culturale, non, non c'è una mancanza di... Culturale. sviluppare e crescere a livello culturale è innovativo, ecco, una mancanza di innovazione, diciamo così, crescita eh, di innovazione. E soprattutto a livello culturale, a livello, cioè alla base dello sviluppo di idee, di, 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 di associazioni, quindi ci deve essere una, una base culturale, non c'è crescita innovativa, quindi più che. c'è proprio l'esigenza di stimolare la, la materia grigia per fare in modo che l'albero fiorisca più che altro. Okay. Non so se è possibile metterlo, no, dare una è forma. Hai scritto: Non c'è crescita dal punto di vista innovativo e creativo. creativo. Io ce l'ho un'idea, però è difficile, scusate, prendo un, un minuto. Vai. Piccola premessa. Um, al liceo um, a me capitava di eh, riuscire a risolvere i problemi di matematica più difficili con l'aiuto degli altri, perché chi sapeva fare le, le operazioni, chi sapeva fare le derivate, eccetera, eccetera, io riuscivo a coordinare un po' la cosa e con me il gruppo riusciva a fare tutte le cose. Se io ero da solo non riuscivo a fare nessun esercizio di matematica e viceversa il gruppo se era senza di me non riusciva a farlo. Cosa voglio dire? Io vedo che manca la scintilla. Voi stessi avete detto che c'è gente che viene da voi e dice mi, mi sviluppate questo. C Ho un'idea, mi sviluppate questo e magari c'è tanta gente che vuole sviluppare idee che può, può risolvere, può, uh, può coordinare, eccetera, eccetera. C'è tanta forza e tante persone che dicono che non si riesce ad esprimere, non, non ci si riesce a connettere, non ci, ries, non ci si riesce a, um, uh, a realizzare, a crescere. Um, perché non c'è magari una certa comunicazione. Io vedo la mancanza di una piattaforma. Cioè, um, quello che potreste fare anche voi è magari mettere una bacheca dove i seekers e i solvers si incontrano. Uh, mancanza di un enzima, ecco. Uh, Questa piattaforma tu la, la pensi reale o virtuale? O entrambi uh, o parli in generale? Io la penso sinceramente... Uh, più virtuale che reale. Sicuramente eh, il, il reale può aiutare il virtuale, però ecco, con il virtuale si potrebbe allargare a livello globale, secondo me. Però ecco, una, una, una piattaforma che possa permettermi di fare uno schizzo e farlo vedere a a chi sta a Bari e si lamenta di, 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 di poca, eh, poco coinvolgimento, io eh, mi posso spiegare e dire che voglio fare un pezzo di legno così anziché colà. Non so se mi spiego: il tappo di sughero lo possiamo fare in quest'altra maniera, in modo da abbattere i costi. E eh, ci si, potre si potrebbe collaborare a distanza eh, con uno Skype migliorato, insomma, con uno Skype accessoriato, non so mm -hmm. se mi spiego, e, eh, e portare avanti delle idee. Uh, anche nel momento libero, perché io magari non posso venire a casa natural quando fate il, uh, la chiacchiera, che è okay. una cosa bellissima secondo me, uh, però uh, posso dare il mio contributo quando 5 minuti vado su internet, vedo di che si parla o di cosa avete parlato, e magari posso dare il mio contributo anche a distanza, di tempo o di chilometri, non so se mi spiego. Quindi una piattaforma che faciliti, che uh, elimini i, i difetti delle distanze e. Uh, aggiunga, um, come si può dire, elimini i difetti, ma uh, esalti i pregi uh, del, dello sharing, della collaborazione, eccetera, potrebbe mancare e dare ottime risorse. Scusate se ho impegnato molto tempo, no, no, vai, vai. <ride> però era difficile. No, ma io invece si, lega, si lega molto a quello che ha detto lui, quello che hai detto tu, del discorso che nessuno lascia andare le idee. Invece, la tua è un'idea appunto rivoluzionare in questo, nel senso lasciamole talmente andare che le condividiamo con tutti. C'è sempre qualcuno che acchiappa qualcosa da un Invece, oltre che poi sul, diciamo, sui collegamenti virtuali, diciamo per condividere idee, mi, mi ricollego a un problema che è molto più realistico, che è la mancanza di una buona rete di trasporti. Che, che ci permetta di, di muoverci più, più liberamente, spendendo un po' di meno, perché io poi prendo per esempio il mio caso, che da Sant'Eramo per muovermi in tutto il resto della provincia devo andare o su Bari e poi da Bari andare negli altri paesi facendo due o tre biglietti, quindi spendendo, a volte questa cosa un po' ti, ti blocca e come può bloccare me sicuramente andrà a bloccare anche altri ragazzi. Quindi, questo secondo me sarebbe un, un gran mezzo, mettere, diciamo, creare una buona rete di trasporti, invogliare alla, cre, alla creazione di una buona rete di trasporti, questo dovrebbe partire dall'alto ovviamente, che permetta poi di, mettere, cioè, di entrare in contatto con gente di altri paesi per creare anche un, una sorta di identità, del, una nostra identità pugliese, Puglia e Basilicata, perché poi io intendo Puglia e Basilicata come più o meno la, la stessa regione. Insomma, potrebbe essere una cosa che è una mancanza, la, la rete, una buona rete di trasporti. Nico, posso dirci una cosa? Ehm, però io, io direi che siccome ehm, ora ci siamo noi qui, no? allora il discorso che, eh, di far partire dall'alto questo cambiamento. Eh, dobbiamo no, provare no. a essere un po' esatto. rivoluzionari pensando di farlo partire dal basso esatto. ma io l'ho detto apposta per quello mm. sarebbe voluto partire dall'alto però siccome non allora. lo fanno allora okay. io l'ho detto come mancanza perché almeno ci proviamo noi cioè mi piacerebbe provar provare a fare qualcosa eh, anche eh, dalla mia parte del territorio il problema è sempre quello de proprio della mancanza di senso di appropriazione del territorio, cioè i cittadini non sono proprietari del proprio territorio, assenza totale di cittadinanza attiva. E conseguenza di ciò è eh, passiamo il termine, fatemelo passare, la mercificazione delle idee, cioè quando magari ci sono dei cittadini che propongono qualcosa o che si muovono inter internamente tra loro per eh, Veramente, per senso proprio di eh, comunità, ci sono delle, delle situazioni, dei sistemi che tendono, che tendono a eh, sradicare quest'idea dal senso di comunitarietà e farlo diventare qualcosa per cui fare i soldi, cioè proprio perdere completamente il senso di comunitarietà per capitalizzare. Questo. Invece, per quanto mi riguarda, secondo me manca un po' la comunicazione intergenerazionale, quindi questo comporta la perdita di alcune, sia professioni antiche, legate magari molto al territorio, sia proprio anche la manualità nel fare alcune cose che possono essere anche legate alla cucina, tipo le orecchiette, qualsiasi cosa che fa parte un po' della tradizione. Secondo me non c'è molta, molta comunicazione da questo punto di vista. E potrebbe essere un motivo anche, un, uh, un motivo di incontro che potrebbe portare le nuove generazioni soprattutto a sviluppare dei rapporti interpersonali anche al di là di quello che è un rapporto virtuale, magari tramite social network, proprio cimentarsi un po' in fatti reali e divertenti alla fine? Eh, io penso che. Mi riallaccio un po' a quello che è già stato detto finora, che manchi soprattutto la consapevolezza. Cioè la consapevolezza di se stessi, dei propri mezzi, delle proprie capacità anche di pensare liberamente, autonomamente, slegati dal, dal pensiero dominante, del gruppo, del gregge, della mandria, come lo volete pensare e dire. Eh, che nasce sostanzialmente da una mancanza di... è un termine tecnico però mi viene questo mom al momento, di informazione, ma non informazione che è quella che si può leggere dal giornale, dal, ehm, proprio di... Ehm, acquisire mezzi di conoscenza per eh, essere consapevoli di sé e di consa consapevoli di quello che avviene intorno e quindi avere la capacità di agire sul, su, che, su se stessi e su quello che ti avviene intorno. Quello che invece succede è che, a eh, mio modo di, di vedere, come la vivo io, è che um, abbiamo tantissime informazioni, siamo bombardati da tutti i più moderni sistemi di informazione, però che vanno dispersi, che vanno, la maggior parte è feccia, um, che ci creano confusione, che ci creano eh, oblio, e, um, e quindi, eh, la cosa più importante, secondo me, nell'epoca storica che stiamo vivendo, proprio è quella di riappropriarsi delle proprie conoscenze, dei propri saperi, delle proprie talenti, delle proprie, ok grazie. Eh, perché mi riguarda, diciamo. Ehm... Ci sono delle, delle proposte che vorrei fare, però il problema fondamentale è quello di interconnettere le persone che potrebbero collaborare eh, diciamo, a, a progetti eh, attuabili. Quindi diciamo, il problema maggiore è quello della creazione di uno spazio di confronto e di promozione culturale. Okay. Diciamo. Allora, beh, molti delle mancanze elencate dagli altri ci, mi riconosco però secondo me manca la partecipazione quindi la partecipazione, in, che poi, quindi esercizio di cittadinanza attiva a cui ci siamo un po' disabituati e, e il rischio è che forse l'utilizzo del tutti i supporti di rete piattaforme isoli ancora di più cioè, io credo che le persone hanno bisogno di incontrarsi di avere uno spazio e di potersi confrontare sì tramite internet se è possibile per diciamo, eliminare distanze chilometriche ma se le distanze chilometriche poi si riducono a 10 km è ancora più rischioso secondo me quindi partecipazione e luoghi reali per un contatto e un, un recupero di quello che, di buono che viene dal passato. Um, per me eh, praticamente valgono tutte le cose che sono state già dette, c'era l'imbarazzo di parlare di tante cose in effetti. Però penso che partendo dalla mancanza di una cittadinanza attiva, ora pensando, perché questa cosa copre tante cose, che è la socialità, che è la tutela del proprio territorio, dunque dell'ambiente, eh, quindi tantissime cose, penso che quello che manca è eh, la voglia di sognare, di credere in un cambiamento, che eh, io vedo sempre più presente è che proprio in assenza di una cittadina, cittadinanza attiva, in assenza di una um, mancanza di uh, condivisione, di tempo, di spazi, di sogni, proprio per questo non avviene, non cambia, non, non cambia nulla. Vorrei tanto nel mio paese uno spazio verde, senza cancelli, dove i bambini possono andare a giocare senza il rischio di pestare qualcosa e farsi male, per esempio. Penso che a monte di tutto ci sia proprio questo, mancanza di cittadinanza attiva e di credere nel fatto che può cambiare, può cambiare la coscienza di tutti i cittadini che invece queste regole magari non le rispettano. Io invece volevo, cioè la cosa che ho notato, che mi capita molto spesso di notare sul territorio, è proprio una rassegnazione totale, una chiusura di fronte alle esperienze di collaborazione, di condivisione, anche solo di idee. Io mi occupo di artigianato, faccio reficeria e trattamento artistico dei metalli, ho cercato di, di fare coinvolgimento sul territorio direttamente, io sono andato personalmente a parlare con ceramisti, con... Falegnami, con altri artigiani collaboratori, e tutti quanti mi hanno sempre detto: Eh, ma tu con queste idee ma non funzionano. Cioè, ma Perché dobbiamo riunirci? Queste cose non, non, non funzioneranno mai qui. Sono cose sì, idee, però non, è assurdo pensare che possiamo riunirci e creare qualcosa insieme, è, è, sembra quasi un muro uh, imbattibile, diciamo, cioè proprio una rassegnazione totale dell'individuo nel ne riuscire a, a anche a um, poter considerare l'ipotesi di un'esperienza che potrebbe quantomeno offrire degli sbocchi. No, a me piaceva molto grande rassegnazione di fronte al cambiamento. Sì. La... Vabbè, siamo un po'... Un po' ripetitivi, mi dispiace. Sì, sì, no, 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 andiamo Però, vai. Ah, okay, vai. Sì, anch'io. Mancanza di speranza, di fiducia nel futuro. E partecipazione, io la parola che sceglierei io è partecipazione. Eh, direi anche che, cioè, pensando a casa natural, non manca niente. O mancano 10-100 1000 case natural: cioè, mancano delle modalità dei luoghi fisici. Che portino con sé oltre al luogo fisico anche le modalità per fare comunità. E quindi con quello fai anche cittadinanza attiva, fai partecipazione, eh, il senso di comunità, insomma, è stato già citato. Eh, e sono anch'io molto d'accordo su quello che diceva Lucia. Eh, sto diventando un po' allergico alle piattaforme online perché. Eh, vi porto proprio l'esperienza diretta di questa giornata che, sì. che voglio condividere con voi, insomma, perché tutto è diventato un like, diciamo, e quindi con il like pensiamo di aver assolto in qualche maniera al nostro dovere. E credo che chi ha fatto, diciamo, ha eh, espresso la sua partecipazione a questo workshop in quella modalità, crede, magari, nel suo remoto eh, subconscio, veramente di aver partecipato. Cioè, dirà, ho partecipato al workshop di Paoletti, perché si è iscritto online. Certo. Magari qui però non è venuto. E quindi, come dire, stiamo cominciando veramente a credere eh, a, al virtuale come qualcosa di reale, no? che diventa... Uh, un, un introiettare una verità che tale non è, e quindi ecco perché a me piace molto come dire il fatto di stare in una casa fatta di tufi a matera dove si fa il tè, dove si incontra la gente davvero, e insieme si scambia, si chiacchiera e si costruisce magari qualcosa di innovativo o magari anche non innovativo che ci faccia soltanto magari stare bene e questo può bastare. Uh, volevo dire una cosa che è bello quello che ha detto Mino perché mi fa pensare a una situazione che abbiamo vissuto poco prima di arrivare perché è molto importante avere degli occhi esterni che ci guardano, perciò noi abbiamo proprio sempre voglia che venga gente anche da fuori. Perché Candice, appunto mi dispiace che adesso non sia qui, ci stava dicendo in macchina, diceva ma io ho notato che gli italiani hanno questa caratteristica, mi è successo tante volte in questi mesi. Quando c'è un evento o un appuntamento, dicono subito: Sì, sì, ci vediamo, io vengo. E poi non vengono, dice lei. All'ultimo momento dicono: Ah, no, ho avuto da fare, è stato difficilissimo, avevo un problema. Lei dice: In Australia, se io dico che vengo, poi vengo. Effettivamente, forse dovremmo anche ragionare un po' su questo. È diventato quasi un habitus che abbiamo di dire: Ah, sì, vengo, bello, mi piace, ma poi nell'immediato, ma effettivamente non calcoliamo la reale possibilità che questo avvenga. O comunque non è collegato a un tenerci veramente alla cosa cioè è quasi diventato un a modo non di dare priorità è un like cose. appunto è diventato un like. Sì, vengo, ci vediamo. Ma esserci, questo è poi il problema, e l'inizio di tutti i problemi. Cioè esserci vuol dire essere attivi, attivarsi per andare, è già un salto. Ok, okay. io volevo parlare pure di cittadinanza attiva, è un tema che è molto ricorrente. Ma io, su una prospettiva di partecipazione sulla vita politica. Siamo molto abituati solo a mettere il nostro voto e dopo nel bar ne parliamo tanto di come farevamo noi per cambiare le cose, e invece no, non ci sono utili che veramente ci fanno partecipare a questa vita democratica del nostro paese, quando veramente attraverso le de, de riunioni dei cittadini ci sono tante cose che si potrebbero parlare per provare a cambiare un po' le situazioni Ma se il gioco fosse stato, dimmi la prima cosa che ti viene in mente, la prima cosa che mi è venuta in mente sono le cacche dei cani su marciapiedi. Per, per Perfetto, fortuna. va bene, va no, bene. No, no, vorrei quello. essere più, un pochino più costruttiva di così. No, però anche quella andava no, bene. Sì, sì, esattamente, però in realtà la cosa che vorrei proporre è un'altra ed è, mh, non so come dire, forse scarsa attrattività del territorio per le persone. Ehm, naturalmente io parlo dal mio punto di vista di immigrata in Puglia. Mh, vedo che mh, non so, mi è capitato qualche giorno fa di essere chiamata per fare uno spot elettorale perché ero a Bari ma non ero pugliese, serviva una persona che non avesse un accento pugliese, no? <ride> Io non potevo farlo. Allora, in tanti abbiamo pensato chi, chi chiamiamo, a chi lo diciamo e non ci veniva in mente nessuno italiano che non fosse pugliese perché paradossalmente conosco più stranieri in Puglia che non, non pugliesi in Puglia. Non so. certo. ehm, quindi forse non direi forse internazionalizzazione del territorio, magari già interregionalizzazione, no. perché ci sono anche tanti pugliesi, già, cioè so che il problema non è facile da risolvere e già frenare l'immigrazione come forse sta succedendo in questi anni è un buon risultato. Oppure far tornare le persone che sono andate fuori, che trovano dei motivi per tornare. Ehm, però vedo che, mh, in, un, in un contesto sociale, che forse è la prima volta che, in cui vivo, in cui le persone sono di qui, hanno sempre vissuto qui, oppure sono state fuori già, questo è importante, poi magari sono tornate, vivono qua, però tornano alle relazioni di sempre o alle relazioni di prima, no? quindi sono. Alla fine relazioni sociali un po' rigide perché sono strutturate eh, così da, da sempre con scarsi influssi esterni. Io vedo che probabilmente le persone che poi vengono da fuori scardinano un po' questi meccanismi. E, e, e quindi il problema è scarsa attrattività del territorio per, per le persone? per far venire le persone a vivere qua non so, ci sono okay, probabilmente capito. altri luoghi che okay. richiamano le persone no? cioè, che non vengano qua perché poi in realtà le persone che conosco non di qua, anche stranieri vengono qua per motivi magari personali no? di, come anche il mio caso certo. non... mi piacerebbe ed è una cosa su cui mi sto impegnando fra virgolette nel tempo libero a ricercare i motivi per cui si può venire a vivere in Puglia okay. va bene o in Basilicato, insomma. Beh, arrivo per ultimo, quindi. No, sono... perché ah. Qual è il tuo nome tra l'altro? Marco. Paco. Ah, Paco, scusami. Ci sarà lui ancora, poi. Okay. Eh, dunque, sicuramente tanti problemi. Eh, però, eh, diciamo, cercando di, dal mio punto di vista, sì. anche dal mio osservatorio diciamo, eh, rispetto alla professione che faccio. Eh, sicuramente, il clima, il clima di fiducia è uno di quelli già detti. Però è, è davvero eh, dal mio punto di vista, eh, diciamo, la madre di tutti i problemi, nel senso che. Eh, poi eh, di lì eh, ovviamente si. Eh, clima di fiducia, quindi non fiducia reciproca delle persone, che è una cosa anche che, che, che a volte manca, ma è proprio diciamo, eh, il clima: eh, diciamo, molto importante da questo punto di vista e si allaccia a quello anche la. Eh, se c'è il clima di, di, di fiducia si inizia a fare qualcosa, cioè i giovani chi, chi, chi iniziano a fare qualcosa e, e a quel punto eh, diciamo, la mancanza di collaborazione in termini di mentalità ma non di strumenti, perché gli strumenti vengono dopo, cioè eh, si scelgono o si sviluppano gli strumenti più adeguati. L'importante è che ci sia la mentalità e quella. Eh, diciamo, benché eh, ci siano dei progressi, eh, sempre dal mio osservatorio posso dire che manca, manca ancora la, 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 diciamo, la, la collaborazione. Molta, molte dichiarazioni: cioè, tipo sì, eh, appunto incontriamoci. Facciamo. Quando si passa poi dopo alla eh, condivisione delle cose, ognuno è geloso e eh, diciamo, non ha come dire, eh, la volontà effettivamente di, di collaborare. Eh, Aggiungo una cosa nuova, tutte queste erano già dette più o meno, eh, lo posso, posso dire perché io lavoro in un'istituzione che è appunto la Regione Puglia, eh, le istituzioni non sono al passo, eh, questo è diciamo, un dato di fatto, credo che eh, in Italia si debba, si debba fare molto da questo punto di vista, quindi eh, le istituzioni si devono aggiornare e devono, devono essere al passo eh, e con queste anche le regole ovviamente. Okay. Uh, ti è chiaro? Può. Okay, uh, sì, più o meno. Ma io penso che sia stato detto tutto. Comunque, eh, dico quello che sento. Sì. Eh, io credo nella mancanza de, di, di coraggio. Quando mi guardo intorno, vedo che uh, insomma, okay. tanti miei coetanei, o soprattutto gente più adulta,. Uh, non ha il coraggio di, di osare, di, di, di cambiare le cose dal, dal basso, come questo laboratorio, e quindi di, di partire dalle piccolissime cose. Uh, e poi chiaramente uh, questo diciamo nella comunità quando mi guardo intorno, poi dall'alto invece c'è la macchina burocratica e quindi il fatto che le istituzioni non sono al passo, come diceva Paolo. Quindi non solo non c'è coraggio, non si vuole usare, ma poi quando qualcuno spunta viene assolutamente subito bloccato dal, dalla burocrazia e dagli impedimenti diciamo, legislativi soprattutto, perché poi la legge è quella che ti, eh, okay. ti ferma. Grazie. Allora io direi di adesso passare alla seconda fase e poi dopo questa parte invece facciamo una pausa, quindi se riuscite ancora a tenere... Poi pazienza per un quarto d'ora. Allora, quello che vi propongo è di um, guardare chi più o meno avete di fronte a voi okay, e trovarvi uno spazio all'interno di tutto questo rettangolore in cui prendete un foglio colorato ciascuno in coppia. Nel senso che, ad esempio, Paolo con Paco potrebbe andare bene, Candice con Alessia, incontrare in questo modo e, far, e farvi un'auto. Intervista in cui eh, chi ascolta deve prendere appunti, dovete dirvi chi siete, quindi il nome, ehm, che cosa fate voi nella vita e soprattutto qual è invece il vostro sogno, cioè che cosa vorreste fare nella vostra vita. Se poi è la stessa cosa, va bene, però scri scrivendolo, e, vi, vi diamo. 15 minuti, far, far questo, quindi più o meno 5 minuti per raccontarvi e poi scrivere giù il, il cartoncino. Quello che è importante è il foglio, dividetelo proprio a metà, rompetelo e utilizzate solo a metà ciascuno, per favore. E poi, quando avete finito, lasciate questi pezzettini qua sparsi sul, sul pavimento. Grazie. Allora, funziona? Oh, oh. Sì, 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 funziona. Allora, secondo, secondo me, eh, allora, quello che vi dico è che potete continuare a rimanere in piedi perché il prossimo esercizio sarà creare tre gruppi in cui eh, dovete scegliere il vostro partner i vostri partner, scusate, per creare in totale tre gruppi. Più o meno, secondo me, saranno tre gruppi da sei persone, mm. sette, nel senso che siete più o meno una ventina. E scegliete il vostro partner di gruppo in base ai vostri sogni. Cioè vedete un sogno e dite, ah, questo sogno mi piace, allora lo voglio con me. Allora cercate di creare quelle persone e poi i tre gruppi mettetevi attorno a un tavolo immaginario che, ho, che abbiamo fatto per terra. E prendete dei pennarelli, mm. per favore. Pare, dove sono le foglie? Quali foglie? Quelli grosse. Ah, ok, sì, va bene. Ok, grazie. No, sì. No, perto questo. Siamo cioè, curiosate. Poi tipo per facilitare, per aiutarvi, tipo se avete, siete già in due o tre, iniziatevi a spostare in un tavolo in modo tale che iniziate a creare piccoli gruppi e poi gli altri si uniranno anche insieme a voi. Dovete scegliere... Sì. devi scegliere dovete, scegliere dovete dividervi in tre gruppi e dovete scegliere i vostri partner di gruppo in base ai sogni che hanno scritto, non in base a quello che fate, ma in base al sogno. Tipo, ti piace il progetto piuttosto che dici ah, mi piacerebbe o oh, sta bene insieme al mio sogno, allora lo prendi. E, e, po e poi uh, sedervi i tre gruppi attorno a questi tre tavoli immaginari per terra. Okay. Ci siamo? Avete scelto? Ah, ok, allora iniziamoci a muovere dall'altra parte. Allora, chi più o meno ha scelto, come si si prende i foglietti? Allora, vi invito a sedervi attorno al tavolino. Se ah, ok. Ok, sed sedetevi pure. Ragazzi, sed sedetevi pure attorno. Ragazzi ci siete? Ok, vai. Avete fatto un gruppo. Allora, qua venite pure. Può andare bene così? Prendete il foglietto e veniamo da questa parte. Come? Beh. Magari può essere utile da un'altra parte. Senso, va bene a te Leonardo? Allora, ci siete? Scusate, vi chiedo un secondo e so di attenzione. Allora, quello che, vi, quello che vi dico è che avete... Luca e Leonardo, scusate, abbiamo, avete 15 minuti per mettere assieme i vostri sogni e realizzare solamente un progetto. Quindi l'idea è come anche sogni diversi possono mettersi assieme e creare un solo progetto che poi porterete avanti. Quindi vi chiediamo proprio di delineare, partendo dai sogni di ognuno di voi, di delineare solamente un progetto. 15 minuti in cui cercate di scrivere effettivamente attraverso schizzi, disegni, come volete voi, proprio un concetto di progetto nuovo, che parte però dai vostri sogni. E che ognuno di voi, anche con le vostre capacità, nel senso che magari avete profili diversi, porta delle osservazioni diverse. No, facciamo così, eh, ragazzi, visto che comunque stanno lasciando delle discussioni, state sempre attorno al vostro tavolo, adesso facilitiamo un secondo questo, questo momento. Allora, quello che vi invito a fare è, ogni tavolo, uno dei tre, prenda come riferimento solo una persona che parlerà e spiegherà il progetto a tutti gli altri, per favore. Quindi prendetevi cinque minuti per effettivamente decidere che cosa raccontare agli altri. Chi di voi parlerà? Chi? Allora, com cominciamo dal primo gruppo che venga a presentare qua. Allora, voi. Allora, allora raccontate appunto il progetto che a cui avete pensato. Iniziate magari anche dicendo quali erano i vostri sogni e come li avete messi assieme. Allora, il nostro gruppo aveva dei sogni... Eh, così a primo acchito apparentemente incompatibili, eh, diciamo comunque non troppo simili tra di loro, almeno io parlo per me. Il mio sogno era vivere in un paese esotico, però ho specificato meglio: non per il sole o altro, diciamo, intendevo un paese in cui eh, ci fosse, come dire, un senso del vivere la vita puro, no? genuino. E poi alla fine, insomma, pensandoci bene, lo ritrovo un po' anche in questo progetto che abbiamo elaborato. E i sogni degli altri quali erano, giusto per capire? I sogni degli altri erano appunto quello di Leonardo, che ha dato il là al progetto, sì. di diffondere un po' la cultura dell'andare a piedi, sì. della, della lentezza. E, e poi mh, quello di Lucia, il sogno di continuare a scommetterci per crescere tutti e in qualche maniera quindi dare. Un po' anche una risposta a tutte le cose che sono venute fuori nella prima parte eh, della mattinata. Poi avevamo quello di Anna Maria di creare uno spazio verde libero, accessibile: diciamo qualcosa di opposto a, a, ai parchi urbani con il cancello che a una certa ora chiude e non è più accessibile. Insomma, e anche questo un po' lo ritroviamo nel progetto, penso. Antonio, non so se si ritrova, penso anche lui, lui cercava un po' un bridge, diciamo un link tra il mondo della formazione e il mondo poi del lavoro. Okay. In qualche maniera penso che si può anche leggere qui. Paolo, viaggiare, viaggerai a piedi, mi dispiace, ma viaggerai comunque. E, e quindi, quindi il progetto... Ci siamo un po' tutti. Il progetto ha un titolo provvisorio. Quindi è ancora aperto ai vostri suggerimenti, se avete altre idee. Si chiama Due Passi, Quattro Chiacchiere e mille Idee. Quindi è sull'andare a piedi. Gli obiettivi sono diffondere la cultura della mobilità sostenibile, mobilità dolce, F filosofia F del camminare. Eh, per chi c'era già ieri, abbiamo ripreso l'idea di, di crowdfunding, però abbiamo risolto perché Paolo ci pagherà tutto con l'Arti. <ride> E quindi il prossimo laboratorio dal basso okay, sarà bene, un po' un progetto pilota anche per testa. vedere se funziona questa roba. Eh, quindi l'altro obiettivo è promuovere il senso di comunità, valorizzare il territorio, sensibilizzare ai temi della condivisione, eh, connettere l'innovazione e tradizione. Come dire, ispirandoci un po' all'esperienza di Casa Natural, mettere il il vecchio vecchissimo con il nuovo nuovissimo insieme, un po' una scommessa. Favorire l'apprendimento tra le diverse generazioni, perché l'idea di lavorare molto anche con le scuole e quindi incontrare i contadini anziani o nelle piccole comunità, nei piccoli comuni eh, e far incontrare queste generazioni, l'apprendimento collaborativo, l'educazione ambientale, senz'altro l'educazione al, al rapporto corpo-mente. L'impegno ci sta pure, il sacrificio, perché andare a piedi è sacrificio, è fatica, ed è la fatica appunto necessaria per raggiungere il nostro obiettivo, che è la meta. E rispetto al cosa fare, come potete vedere in questa bellissima illustrazione a cura del nostro gruppo, eh, sono sostanzialmente delle passeggiate, possono essere da piazza a piazza, attraverso percorsi sia urbani che... Eh, come di tipo naturalistico rurale, eh, con degli esperti che fanno una sorta di laboratorio, anziché farlo qui ad Hub, lo faranno lungo un tratturo, ci racconteranno i loro saperi e in questo percorso approfitteremo per fermarci in un posto per produrre formaggio, piuttosto che eh, fare del miele o raccogliere le erbe, le erbe eduli, cioè significa commestibili tradotto. E quindi in questi percorsi si possono mettere dei laboratori appunto specifici, come riconoscere queste erbe, produrre le tisane, eh, insomma chi più ne ha più ne metta, ci sono tantissime variabili, stiamo veramente sul livello macro, intorno a quest'idea si possono oh, declinare 100 progetti diversi, immagino. Okay. E quindi abbiamo creazione di consapevolezza, partecipazione, coraggio, senso di comunità. Eh, credo che mm, abbiamo, parole. non dico tutto, ma parecchie delle cose che Va bene. abbiamo citato stamattina. Grazie. Grazie. Passiamo a questo gruppo. Oh. Ah, perché voi siete ancora pure... okay. Chi è che parla di questo gruppo? Massimo con... Vai? Ragazzi, ascoltiamo. Allora, il eh, progetto okay. si chiama Walking Center. Ragazzi. Si tratta di un titolo, anche il nostro, ancora in, in fase di provvisorio, insomma. Eh, L'idea è fondamentalmente raccogliere eh, i sogni di ciascuno. Eh, praticamente chi non vuole più lavorare in ufficio, chi vuole viaggiare, chi vuole eh, conoscere, chi vuole eh, fare cibo funzionale, ossia eh, legato alla salute e alla sostenibilità, chi vuole aprire un centro di ricettivo sostenibile, chi vuole realizzare una eh, costruzione eh, con materiali ecosostenibili. E con l'autocostruzione abbiamo sintetizzato tutti questi sogni eh, pensando a, a due fasi abbiamo scisso il progetto in due fasi la prima fase è quella del viaggio cioè ognuno di noi eh, si, eh, ci si divide il territorio ognuno di noi va in un posto Viaggia nell'arco di un, uno o due anni e raccoglie, fa esperienza, raccoglie informazioni, eh, raccoglie modi di eh, culture, tradizioni e, e poi fa ritorno al centro, alla base, eh, dove eh, con gli altri condivide le cose eh, acquisite in maniera tale da costruire il, il centro il centro eh, eh, ricettivo che, diventa, eh, che oltre a, diciamo, a ricevere ospiti, eh, oltre ad essere costruito secondo le tecniche dell'ecosostenibilità, oltre ad essere autocostruito da ciascuno di noi, poi diventa veicolo di comunicazione all'esterno di queste tecniche, di queste conoscenze, di queste tradizioni. Che sono state acquisite durante la nostra fase del viaggio. E diventa quindi eh, un modo per consapevolizzare, per eh, dividere, condividere conoscenze, diventa eh, un luogo di cittadinanza attiva, diventa di partecipazione, insomma, tutte le cose che sono state scritte lì, e di, ehm, ed è in continuo eh, diciamo, apprendimento perché. Non, eh, la fase del viaggio continua, eh, nel senso che, eh, dopo un determinato periodo di tempo, pensavamo di ripartire scambiandoci ruoli eh, per andare a, a conoscere ancora altre cose, altre eh, tradizioni, altre, altre conoscenze e quindi diventa un circuito, eh, come dicevi tu? Un circolo, un circolo continuo, virtuoso, un circolo continuo che è sempre in progredire, che è sempre eh, in, in progresso. E, e niente, questo è, okay. non so se volete aggiungere voi qualcos'altro. Sì, visto e che avevamo immaginato delle modalità diverse di appunto, chi andava a piedi, di viaggiare, a piedi, in bicicletta oppure con un uh, furgone, un camper che fosse ecosostenibile e, um, e che raggiungessimo tutti lo stesso posto, naturalmente chi prima chi dopo e che il furgone preparasse, ehm, si preparasse eh, ad un evento. L'evento si fa con le persone che, che viaggiano a piedi più lentamente o in bicicletta e gli eventi eh, sono studiati nei diversi territori per eh, cercare di diffondere una cultura dell'ecosostenibilità e quindi studiando le particolari caratteristiche del territorio. E quindi non soltanto l'apprendimento, la, la, non è un viaggio di apprendimento, ma è anche un viaggio di divulgazione, di veicolazione delle, eh, delle buone pratiche. Grazie. Ultimo gruppo. Alessia, presenti tu? Michele, gelato. Io faccio una piccola presentazione e poi passo a Raffaele. Niente, la nostra idea è praticamente una nuova vita di cellule abitative distribuite sul territorio rurale nel territorio. Sappiamo benissimo che c'è gente che è stressata, diciamo, dalla vita cittadina e ha voglia di cambiare vita. Quindi, noi abbiamo pensato praticamente a creare un nuovo modello di vita. Eh, da condividere con persone anche estranee per eh, giungere insomma, al nostro villaggio. Quindi abbiamo cercato di unire praticamente all'ospitalità, ma non intesa in senso tradizionale, ma eh, di copartecipazione. Quindi noi offriamo praticamente la possibilità di ehm, partecipare ai nostri eh, workshop eh, attraverso l'imprenditoria... Eh, Ehm, Sull'agricoltura e affini, quindi far coinvolgere ehm, questi nostri amici a, ai nostri lavori sul nel mondo agricolo. Poi ehm, ovviamente come comunicare questo metodo di imprenditoria? Attraverso la comunicazione con le immagini. Quindi anche qui eh, la creazione di fotoracconti della vita in campagna e quindi è lei praticamente molto. Sì, questi erano praticamente tutti i nostri sogni che abbiamo cercato di coinvolgerli. Um, quindi, che dire? Um, abbiamo cercato praticamente di creare un trade union, non è stato facile, però comunque ce l'abbiamo fatta. Um, non so, Raffaele, vuoi. Allora. Um... In questo caso noi eh, siamo partiti proprio dai nostri sogni, tentando di metterli perifericamente, un po' come abbiamo fatto nei giorni scorsi con eh, eh, Anita e, e Flock. La Flock. Eh, praticamente eh, dai, dalle unioni con i nostri sogni e l'idea centrale sono venute fuori tante piccole attività. Eh, per esempio ehm, questo piccolo borgo... Che immaginiamo di fare al, in campagna potrebbe essere una cellula abitativa eh, per la, eh, da contrapporre a quella normale della grande città, cioè un piccolo quartiere in campagna che possa permettere di vivere in tranquillità senza eh, problemi per i bambini che giocano per strada o cose del genere, eh, sommando tutti i pregi di una vita sociale e eh, togliendo tutti i difetti di una vita in una grande città eh, stressante e tutto il resto. Eh, per esempio eh, il lavoro a distanza, eh, quale luogo ideale per il lavoro a distanza? Eh, ci siamo rifatti anche a queste eh, problematiche, il coraggio è, eh, è stato centrale perché lasciare la vecchia strada per la nuova è sempre stato una, una materia di coraggio. Quindi immaginate che dieci famiglie vanno a vivere in campagna, creano questo nuovo modello e eh, pubblicizzano questo nuovo modello per eh, creare anche una sorta di imprenditorialità, cioè si può aprire un'impresa, um, una sorta di agenzia uh, per il cambiamento dove si crea un, una, una sorta di condominio e questi si autocostruiscono il villaggio in campagna, per esempio. Non si vuole fare assolutamente una setta o cose del genere, però ecco, si immagina una, una maniera per eh, valorizzare il territorio come per esempio hanno fatto in Trentino. In Trentino ehm, il Trentino, Alto Adige, è ai primissimi livelli di affluenza di turismo, ma non è... Non ha città come Roma, Firenze, dove la cultura la fa da padrone. Il Trentino ha un territorio valorizzato, difeso e eh, hanno difeso tutte le piccole stalle che hanno sul territorio, che sono diventate adesso agriturismi. Eh, hanno un tipo di turismo diffuso e, e molto competitivo rispetto alle regioni vicine, che non hanno tutto ciò. Hanno le montagne, hanno le mucche, ma non hanno tutto ciò. Non so se mi spiego. Quindi eh, far entrare. Ehm, Fare del nostro territorio il polmone eh, vivente, il, la nuova eh, linfa vitale dell'economia ma anche del benessere eh, è l'idea del progetto. Considerate che, eh, per esempio, il mio come desiderio, come sogno, era sì quello di avere un laboratorio per fare tanti oggettini, cose, creatività, ma era anche quello di essere felice, che mi rendo conto è un, abbastanza difficile come, <ride> come desiderio, però. Ehm, Ecco, noi lo volevamo eh, riassumere in questa cosa qua. Eh, abbiamo trovato che una delle idee, che era quella di vivere in campagna, raccoglieva tutti i sogni che avevamo in, in mente noi. Io proprio adesso ho finito. Va bene. Sì, eh, mi chiedeva. Che cos'era questa cacchetta? Io ho, di ho disegnato una piccola cellula e mi è venuta così. Scusate, eh, non so eh, già il, il fatto della fiducia: la fiducia l'abbiamo immaginata come eh, possibile. Eh, Aiuto a chi voleva intraprendere questa strada, cioè un gruppo di 10 famiglie che vuole intraprendere questa strada, può chiedere un credito fiduciario a Banca Etica e eh, la comunità delle ce le varie cellule si può fare garante. Perché ehm, così come si fa il microcredito, quando si fa microcredito in una comunità si, si, si responsabilizza tutta la, la comunità, si sa che eh, se io do a un poveretto un po' di soldi per comprarsi una vacca, questo non ha eh, grandi proprietà da ipotecare, quindi il credito lo si fa solidà, un credito solidale se lo si dà in base alla fiducia e anche alla comunità, perché la stessa comunità è in prima persona chiamata a garantire, eh, perché se questa persona non dovesse restituire i soldi tutta la comunità non avrebbe più occasioni di ricevere un prestito del genere quindi la fiducia in questi casi dovesse entrare nel meccanismo me, questa, questa cosa qua tutte le varie cellule sul territorio si farebbero garanti per un eventuale credito di una banca non so se mi spiego queste sono tante cose che da elencare sarebbero anche lunghe però ecco eh, ci siamo ritrovati a, a, con tante scintille da... Magari qualcuno vuole parlare del proprio aspetto, più eh, l'enograstronomia, eh, la produzione, gli orti botanici, eh, tante piccole risorse dove ognuno può trovare il proprio lavoro e trovare la propria vocazione. Teniamo presente, tra l'altro, che in Spagna eh, sono riusciti a fare tantissime in una comunità, in un paesino che non ricordo qual è. Eh, hanno il più basso tasso di disoccupazione della Spagna proprio creando tantissime piccole eh, cooperative comunque eh, solidali tra loro eh, agricole, cioè sono riusciti a tutelare eh, il territorio e le produzioni agricole in, così bene da azzerare eh, quasi del tutto la disoccupazione. Okay. Allora, adesso quello che invitiamo di nuovo a fare è mettiamoci in cerchio qua in questo spazio in modo tale che abbiamo anche la telecamera per la diretta. mettiamolo i tre progetti. Ehm, no, se, se, non, se non siete scomodi, facciamo da terra. Mettiamo al centro i tre progetti. Ci sediamo. Allora, okay. allora, quello che vi propongo di fare adesso in questo momento, visto che stiamo per, per concludere, è sentire da ognuno di voi come vi piacerebbe, quali sono adesso le vostre aspettative future, nel senso che quello che poi abbiamo detto all'inizio... O comunque quello che cerchiamo sempre di portare avanti è attivare delle persone che okay, abbiamo fatto un esercizio che non volevamo che fosse solamente un esercizio, ma il modo di capire come le persone possono unirsi e attraverso i progetti che adesso sono solamente delle idee, però. Che hanno anche molte similitudini, nel senso che poi c'è anche partono sempre da questa condivisione dei valori, quindi il fatto che siamo qua è perché già stiamo condividendo degli aspetti della nostra vita o comunque un, un, un modo di fare le cose. Quindi quello che mi piacerebbe è che iniziamo da Carles, poi, o da una parte o dall'altra, ognuno di noi potesse dire effettivamente come pensare di continuare, cioè questo lavoro è iniziato oggi, come vi piacerebbe che potesse continuare? Eh, aspetta un secondo il microfono, l'ho perso. Okay. Io mi sono sorpreso veramente perché è vero che, che le idee sono molto collegate e abbiamo trovato molti, molti punti di confluenza. È stato facile lavorare, lavorare con, almeno nel mio gruppo, è stato abbastanza facile da mettere tutto insieme. Prima è vero che ognuno va più per la sua idea, ma alla fine abbiamo lavorato molto bene insieme e Infatti ho trovato anche delle persone che, posso, che penso che possano, può essere molto interessante di lavorare nel futuro, quindi che chiederò dei mail e proverò di metterli insieme per altri progetti che stiamo uh, lavorando in Link, nell'associazione uh, Link. E quindi penso che sia stato un bello esercizio per capire questo fatto, che, che ognuno può portare le, le sue idee al progetto, ma anche che, che ci sono possibilità di lavorare insieme nel futuro. Okay. Grazie. Io penso che dovrebbe continuare questa esperienza, nel senso, ne parlavo prima anche con Mino. Ehm, cioè non terminare la settimana prossima, ma continuare almeno tra chi condivide determinate cose, determinati obiettivi, progetti. Continuare a vedersi, soprattutto a parlarsi, ma non fisicamente, non su piattaforme virtuali. Sì, lo stesso per me, eh, quindi continuare a condividere questi momenti e quindi poi concretizzare praticamente le varie attività eh, per realizzare progetti che possono essere attivati realmente. Sì, eh, io per l'appunto ho messo in evidenza precedentemente come esigenza quella di creare un nucleo diciamo di confronto e quindi effettivamente Credo che sia possibile cominciare da questo punto e quindi mettere insieme le varie esperienze ciclicamente. Il nostro progetto è stato effettivamente una sintesi di tutte le aspettative e i sogni di chi appartiene appunto a questo gruppo ed è stato ampiamente migliorato e spero che si possa diciamo, realizzare. Qualcuno dice che ci sono anche i soldi. Per <ride> Nonostante so mi sia trovata bene nel mio gruppo, una bellissima collaborazione, anche molto, anche, mh, abbiamo avuto la possibilità di sintetizzare bene e chiarirci le idee contemporaneamente. Io migro nel gruppo. <ride> no, vorrei veramente aiutare, contribuire a realizzare due passi, con, se posso fare qualcosa. Eh, organizzare tanti laboratori dal basso, belli come questi. <ride> che dire um, um, molto bella questa cosa della condivisione di un valore, del valore dell'ecosostenibilità uh, in certo qual modo uh, tutti e tre i sogni le idee insomma la bozza di progetto um, insomma collegabili molto affini tra di loro uh, l'altra domanda che poi era come poter continuare. E sicuramente se c'è l'aiuto diciamo, pubblico, visto che le risorse ci sono e sono anche tante, eh, sicuramente agevola eh, questo tipo di eh, iniziativa e ne dà un'evoluzione. Mm. La cosa che secondo me è difficile, l'ostacolo che c'è è l'integrare quello che è un sogno, quello che è un progetto con la realtà, cioè integrarlo con la vita di tutti i giorni, con la quotidianità della gente, ma questa è una mia opinione molto personale. Molto interessante eh, il co-working, il concetto che c'è dietro il co-working, l'idea di condivisione, una piattaforma che mette a disposizione delle tecnologie per sostenere questo tipo anche di iniziative. Però ehm, ciò che a me non piace è il divario che c'è tra il virtuale e il reale. E, internet non è accessibile a tutti, voi, per tanti motivi, insomma, che voglio dire sono ovvi. E, quindi anche una sensibilità da parte dell'arte o, insomma, chi rappresenta la politica e vuole sostenere uno sviluppo vero economico... Va anche vista in questo senso. No, però scusami, adesso ti interrompo perché stiamo andando avanti. Innanzitutto, chiedo un, un intervento breve. Poi, l'altra cosa è che siamo qua all'interno del nostro gruppo, come pensiamo di continuare? Dizio che se andiamo fuori ci sono troppe cose. Invece, il focus anche di questo workshop di stamattina era capire con le nostre forze come andare avanti. Poi le altre cose arrivano successivamente. Per iniziare, se non abbiamo l'idea o non abbiamo un gruppo, non andiamo da nessuna parte. Quindi cercare di capire rispetto a queste tre idee macro che abbiamo adesso come si vuole continuare. Se adesso siamo una ventina di persone, qual è il passo successivo? Oh, giusto per essere chiaro anche per gli altri, nel senso che se no ci sarebbero mille problemi come avevamo visto, invece cerchiamo di concentrarci rispetto a tutto il lavoro di questa mattina: che cosa ci portiamo a casa e quindi come vogliamo continuare. Se qualcuno ha voglia, nel senso, se non, è solamente un non, non voleva essere solo un esercizio, voleva essere per un'attivazione, una metodologia di attivazione. Quindi cercare di capire: mi è piaciuto, sono uscite delle cose in cui credo e quindi voglio portarlo avanti piuttosto che bellissimo esercizio. Ho appreso qualcosa e lo porto a casa sotto forma di altre cose. No, per quanto mi riguarda sicuramente mi piace molto l'idea alla quale ho lavorato e la cosa che mi ha sorpreso è che molto spesso appunto quando ci sono molte idee vaghe è difficile riuscire a fare un progetto che sembra concreto e invece la cosa che mi è piaciuta è che eh, nella cooperazione magari cioè, ho avuto a che fare con persone che hanno molta più, molto più senso pratico di me, e quindi un progetto che magari nella mia testa c'è sempre stato, mi sembra qualcosa di realizzabile, così come anche quello lì di, delle passeggiate, quello lì dei due passi. E niente, mi piacerebbe comunque poter continuare a collaborare e mh, insomma, a tenere vivo questo scambio di idee che porta poi alla concretizzazione effettiva delle cose. Quindi, allora. Delle, dei tre progetti secondo me quello è bellissimo però difficilissimo <ride> per essere felici ci vuole un sacco di lavoro mentre trovo molto più fattibile quello a cui abbiamo lavorato noi ehm, a parte la fattibilità la cosa importante credo che sia stata fare passare già una prima azione, cioè da un elenco di mancanze e quindi che ci riportava un po' al nostro lamentarci che fa parte anche del nostro approccio culturale. E abbiamo fatto un primo passo, che è quello già di buttare giù un'idea degli obiettivi, che cosa fare un titolo, come continuare eh... Io penso che l'unica maniera è quella di creare occasioni di confronto e di fare una cosa che forse non è molto popolare dirla, però un'ulteriore selezione anche delle persone che si attivano per la realizzazione di un progetto. Perché la condivisione è bella, è allargata, sì, però molto spesso questa condivisione così allargata, almeno in base alla mia esperienza, rimane soltanto un bla bla bla. Quindi poi. C'è un'ulteriore scrematura da fare per le persone veramente convinte. Possono crearsi uno spazio per eh, discutere, analizzare meglio l'idea e passare all'atto pratico. E anche senza i soldi della regione. Allora, le mie considerazioni sono che mh, sono soddisfatta del, del meeting di oggi sicuramente. Uh, ho partecipato a tanti meeting uh, nella mia giovane esperienza, uh, ma in questo ho capito che il desiderio di tutti è essere felici, ognuno a suo modo, in base alla propria esperienza e alla sua età, e, e quindi è venuto fuori questo, ma tutti e tre i progetti convergono in, in, nella felicità comune. Le mie aspettative future sono quelle di riuscire a realizzare qualcosa. Penso a livello locale innanzitutto e senza fondi pubblici, perché se aspettiamo quelli non facciamo più niente. Ehm, quindi magari proprio partendo dalla passeggiata e mutuando il furgone per chi a piedi non riesce a camminare, perché noi non ci abbiamo pensato, eh, mi aspetto di riuscire a fare questo questa primavera. Anch'io sono molto soddisfatto di questo laboratorio. E non mi era mai capitato di fare un'analisi delle esigenze e, e dei dati di fatto che poi diciamo, costituiscono la routine di ognuno di noi. E, mh, mi rendo conto che, come diceva prima, vanno fatti più laboratori da base. Insomma, bisogna confrontarsi perché la condivisione poi effettivamente può portare a delle soluzioni. Solo però attraverso un'analisi anche di questo tipo che mi è piaciuta molto. Allora, se la domanda è come, la risposta credo sia molto, molto facile: The Hub sapete già dov'è, è uno spazio di collaborazione, di co-working. Eh, io personalmente sono qui ogni mercoledì in linea di massima. Casa Natural, non sapete probabilmente ancora dov'è quindi credo che avrete voglia di scoprirlo molto presto, ed è un altro spazio di collaborazione, di co-working. Noi abbiamo un'associazione ad Altamura, per cui soprattutto quelli di Altamura possono fare riferimento a noi, quindi non è un problema dove e come incontrarsi, è solo capire quando e e capire se c'è veramente la voglia di andare avanti. E poi io credo che tutto ciò che abbiamo detto oggi, probabile che accada, è anche altrettanto probabile, se non più probabile, che non accada. Però, evidentemente, anche se non accade questo, accadrà qualcos'altro. L'importante è che qualcosa accada. Passo. Allora, eh, io credo che questi siano dei semi, dei semi piantati che sicuramente sono degli ottimi semi e porteranno frutto. È chiaro che c'è bisogno di fare un secondo passo. L'idea, la base è buona, è ottima, la creatività c'è, ma bisogna un po' incanalare e ehm, creare questo sentiero attraverso tutti questi sistemi, The Hub o altre idee o altre strutture o altri incontri come questi. E quindi adesso oltre i semi bisogna arare, bisogna creare questo sentiero se crediamo davvero e magari anche selezionare un po' e restringere in maniera tale da renderlo aderente per creare un business plan, e proporlo sia a strutture pubbliche che private e andare avanti. Sì, anch'io sono soddisfatto dei progetti che sono stati proposti oggi, e quello che ho capito comunque è che a tutti fa, sta a cuore l'ambiente, insomma, vivere in un ambiente ecosostenibile e più pulito possibile. Quello che mi piacerebbe comunque è cercare di coinvolgere un po' le istituzioni, quantomeno per sensibilizzare un po' ed essere un po' più pragmatici per la realizzazione dei progetti. Quindi, io capisco che c'è un po' di problema da parte della Regione a credere in, queste, in questi progetti, ma quantomeno a essere un po' sensibili verso le istituzioni e cercare anche un po' da, da creare un volano, perché secondo me è proprio dall'ambiente che si crea un, un sistema economico che poi crea un circuito, un circuito vizioso, un circuito virtuale. Insomma, di, ma anche concreto di sviluppo economico. Eh, vabbè, a me è piaciuto, cioè, oltre che questo workshop, poi l'ho ricollegato al, diciamo, anche a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi eh, lo prendo come un metodo di lavoro. Eh, come, cioè, mi è piaciuto conoscere anche queste realtà da, di Hub e eh, Casa Natural, che penso che continuerò a seguire, perché ho avuto la dimostrazione che comunque anche a partire da, da delle idee o dei progetti che. Parlo per me, uno può avere in mente, cioè, magari a volte non pensi di non avere dei mezzi o proprio gli strumenti per continuare a portarle avanti, avanti, quindi magari mettendoli in condivisione con tutti quanti si riescono a trovare altre, altre competenze, delle competenze che vanno ad affinare quelle che magari tu hai per fare le cose che, che vuoi fare. E penso che alla fine, poi i progetti possano, cioè, a partire da un progetto si possono sviluppare mille altri, mille altri progetti, che poi, ovviamente, devono essere affinati perché parlare in 15 minuti. Non, non è possibile magari prevedere una cosa che sia re, re, effettivamente fattibile, però poi magari rivedendosi, rincontrandosi in, cioè nei loghi che voi avete già, qualcosa di reale si potrebbe effettivamente fare. Sono e eh, come diceva Nico è proprio scoperto questo nuovo metodo proprio di approccio alla realizzazione dei propri sogni che... In realtà non, a cui non avevo pensato perché c'è sempre l'idea che il sogno è mio e devo fare io tutto, devo, devo realizzarlo, devo metterci io. Invece nel, nel, nell'incrocio di storie di vite poi viene fuori che in realtà è non solo molto più bello, ma soprattutto hai molte più possibilità di farlo. È stata un'esperienza bella, ma anche secondo me molto concreta, perché io per prima ho proprio avuto come dire, dei contatti che sicuramente coltiverò e che cercherò di coinvolgere nelle mie idee facendomi a mia volta contaminare e coinvolgere dalle loro, quindi assolutamente positivo. Sì, sicuramente l'esperienza di questo workshop in generale è proprio l'esperienza di riscosso è servita proprio come metodo di approccio. E una cosa bella è proprio il senso della fiducia, che sia proprio nel senso di essere ottimisti per quello che si può creare, perché davvero dove c'è il limite no? del dire no vabbè non è realizzabile, vedi che comunque tramite questo laboratorio conosci persone che hanno non il tuo stesso sogno, ma la stessa volontà di realizzare qualcosa, quindi veramente condividendo vari aspetti si riesce a creare qualcosa di grande. Poi sicuramente la possibilità veramente di avere uno spazio dove sei sicuro che in, in qualche maniera, nella maniera anche più impensata, trovi sicuramente persone che, sono, che hanno formazioni differenti, metodologie di pensiero differenti che appunto fanno crescere veramente una cosa che giusto so in testa possibilmente, quindi è un'ottima occasione. Eh, come concretizzare? Bella domanda. Eh, io mi riaggancio alle parole di Lucia perché per esempio Lucia ha detto che eh, questo progetto è difficilissimo da, da, da realizzare. Eh, le sfide a me piacciono, non perché l'ha detto Lucia, ma perché eh, io non lo vedo difficile. Una cosa del genere, quando si fa un condominio e si realizza un palazzo, ha la stessa difficoltà di creare una cosa del genere, la stessissima dal punto di vista imprenditoriale, cioè un condominio di persone, eh, 4, 5, 10 persone che vogliono andare a vivere in campagna, prendono e fanno una cosa del genere. La, eh, la dinamica economica è la stessa, forse è difficile perché burocraticamente sia difficile e probabilmente lo è, però dal punto di vista ecco, delle dinamiche sociali penso che non sia difficilissimo, anzi, il problema è una volta che questo finisce, noi siamo a casa, sì, ci possiamo rincontrare in momenti diversi da, dall'associazione Link, da Casa Natural, però eh, io ritorno purtroppo a quel eh, problema di avere un, un luogo fisico sicuramente, perché parlarsi e guardarsi negli occhi è fondamentale, però anche la possibilità di. Eh, aiutarsi tramite internet, perché internet deve essere un aiuto alle cose concrete, non la base assoluta, la piattaforma che guida. Dobbiamo essere noi a guidare la piattaforma, o meglio, la, la piattaforma ci deve aiutare quando non abbiamo dei mezzi per mandare e parlare direttamente con Tizio o Caio e dobbiamo quindi mandargli un messaggio tramite la piattaforma o, o suggerimenti o, o lavorare su quella piattaforma, perché magari abbiamo difficoltà di orario, eccetera, eccetera. Però ecco, secondo me... Una cosa del genere non è assolutamente difficile da fare, perché poi ognuno ha i, i suoi sogni e può realizzarli in una cosa del genere. Questo come esempio, ma in qualunque altro campo, la nostra difficoltà secondo me è quando torniamo a casa e siamo soli con i nostri sogni. Beh, io come sapete sono venuta per salutare Andrea, e poi alla fine sono rimasta <ride> con grande piacere, è stato un piacere conoscere ognuno di voi. E alla fine, Nico, come vedi, inverto la tendenza di quelli che si iscrivono online e poi non vengono, <ride> non mi ero iscritta affatto. Ehm, mi è piaciuta in particolare la riflessione sui sogni, la condivisione dei propri sogni, la ricerca di un trade union tra i sogni di varie persone, di un progetto comune. E credo che sia questo che mi porta a casa un'attenzione maggiore alla ricerca della felicità. E come dice uno dei miei film preferiti la, la felicità non esiste se non è condivisa e quindi spero di poter realizzare o comunque di tendere all'interno di una comunità allora io niente, mi definisco una persona molto concreta e lavoro, eh, lavoro traducendo diciamo le idee in, in fatti concreti quindi sono contento di, di aver Uh, reimpastato e rivisto tante idee, uh, dato del mio e tratto altro. però ecco, invito tutti quanti a mettere uh, la prima pietra a posare la prima pietra per, uh, per queste ed altre idee in, uh, in diversi contesti. Quindi uh, di, di credere e di fare davvero qualcosa uh, di concreto, magari anche più, cioè di cominciare proprio dai da, da piccoli segmenti però eh, di tradurlo in, in fatti eh, C'è Mino che vuole aggiungere una cosa No, una cosa diciamo Vabbè, una cosa non programmata Qua, parla qua È una cosa non progettata, non programmata però eh, visto che c'è comunque un'esigenza di, come dire, di non lasciar morire la cosa nel nulla era spento, ok. Eh. Con la sola forza del pensiero. Devo mm, appunto, raccogliere il suggerimento e l'esigenza che è venuta in alcuni di voi. Uh, eh, in realtà avevamo una proposta. Sì. In Faremo realtà, una credo, proposta in merito. Esotico. Avete una sì, proposta? Sì. Eh, vabbè fatela, io faccio eh sì, la fatela. mia. Vai, vai, vai. Okay. <ride> io faccio sì, la mia sì, che sì, non sì. esclude, poi vediamo no, qual è cioè... la migliore. No, la mia proposta come coorganizzatore insieme ai ragazzi di Play eh, penso che sia una cosa ovvia fare una sorta di dopo riscosse. Mm. Che è un po' diverso dal dopo festival, certo. di qui ad un mese noi comunicheremo due appuntamenti a questo punto, anche per motivi territoriali. Ci piacerebbe se Casa Natural ci può ospitare, farne uno a Matera bene. e uno qui ad Hub, in modo da valorizzare entrambi gli spazi. E dopodiché, chi come dire, è stato bene poi arrivederci e baci, ok, chi invece vuole continuare concretamente a lavorare. Possiamo fare dei gruppi di lavoro e andiamo avanti, insomma, su una progettualità che è emersa in questi giorni. Questa era la nostra proposta. Ovviamente vi faremo sapere dove, come e quando, dopo aver concordato con, con gli spazi che ci ospiteranno e tramite Facebook e il blog. Okay, ah, allora, io volevo dire una cosa prima di passare la parola ad Andrea, così poi lui conclude. Uh, mentre parlavate mh, pensavo ad un aspetto, quando si prepara un progetto da candidare c'è sempre la sezione dedicata alla fattibilità, però uh, a volte si perde di vista perché si parla quasi in terza persona della fattibilità, che la fattibilità sono le persone, cioè la fattibilità dei progetti sono solo le persone. Questa è una cosa che spesso si dimentica perché uh, si tende a dire questa cosa mh, secondo me rischia di non avere fattibilità cioè la fattibilità è in noi e mh, mi piace parlare in maniera concreta perché anche a proposito di un determinato tipo di termini che vanno tanto di moda appunto che usiamo noi stessi come co-working, co-living co-creazione, co-co-co-co eh, in realtà eh, non, non è stato inventato niente cioè io quello che volevo condividere con voi non è stato inventato proprio niente cioè quello che oggi si chiama co-working che è tanto figo chiamare co-working è sempre esistito, si è perso il senso negli anni di questa cosa, si è perso fortemente il senso, perché quando si viveva in comunità organizzate, auto-organizzate, era tutto co-working, era tutto co-living, come adesso quando si parla delle famiglie di persone che si sono separate, che hanno figli e formano nuove famiglie, e si dice "oddio, adesso ormai si stanno diffondendo le famiglie, eh, non mi ricordo il termine che usano" Allargate. Ma le famiglie allargate sono sempre esistite, sempre, cioè da sempre. Spesso c'era una mortalità alta, quindi moriva la madre, il padre, si viveva con i nonni, gli zii, con altri patrigni e matri, cioè voglio dire, nella storia. Il co-working è nella storia. Quindi non vediamo sempre queste cose come esterne a noi, perché credo che se queste cose sono nella storia significa che c'è proprio un'attitudine umana, normale. Alla condivisione e all'organizzazione delle cose assieme. Quindi, se è un'attitudine innata, facciamone tesoro e quindi diamo nuovamente vita a queste pratiche che esistono da sempre. Ah, sì. Adesso nel senso io metto un po' a sistema tutto quello che abbiamo sentito, incluso questa proposta. Resisto um, che alla fine abbiamo visto che tutta la ricerca era quella della felicità, e in un certo senso il fatto di collaborare porta felicità, nonostante poi a volte sia più faticoso, perché comunque ognuno di voi è arrivato con, con un sogno, poi è uscito un sogno comune, perché ha messo a sistema tutti i sogni, e comunque avete dovuto impiegare del tempo, dell'energia, avete dovuto pensare tutto quanto. Tante volte, per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, per mancanza di voglia di collaborazione quando diciamo il sogno me lo tengo là, però in fondo poi non si concretizza, rimane sempre là. Quindi il fatto di spendere l'energia, quello che diciamo noi, al posto di uh, spendere l'energia per lamentarsi, ma spendere l'energia per collaborare, forse poi si riescono a raggiungere e a realizzare più sogni. Questa è una parte. L'altra parte eh, molto concreta, che è quello che poi si aggancia molto alla, alla proposta e comunque immaginavo che ci sarebbe stata questa parte, è il fatto di avete tre progetti, avete creato una serie di... Eh, vi siete conosciuti, avete creato anche tre... tre eh no, infa infatti, bravissimo. Però nel senso, vi visto che abbiamo provato questa metodologia che utilizziamo durante le chiacchiere, quello che facciamo anche durante le chiacchiere e che in maniera molto concreta, diciamo ok, ci si siamo quant quanto grande è questa main list? 20 persone. Benissimo. La lista che abbiamo, creiamola e creiamo ogni persona che ha, svil ha sviluppato un progetto. Quindi eh, eravate circa 6-7 persone attorno a ogni progetto. Uno di voi, che è quella, la persona che ha parlato, chi vuole farlo, inizia a mettere per iscritto attraverso un Google Doc e poi condividete, quindi, la piattaforma, la tua esigenza di piattaforma attraverso una appunto condivisione attraverso una piattaforma virtuale. Non devi per forza crearla, già esistono milioni di cose, quindi senza dover pensare troppo grosso e spendere dei soldi che magari l'amministrazione non te li dà, hai già degli strumenti in mano che può fare. No, questo qua è ti dico giusto per iniziare a fare qualcosa. Quindi la voglia, sicuramente, magari si torna a casa, è stato un bellissimo esperimento, non bisogna, per forza non deve avere un seguito, magari sai semplicemente che ha insegnato qualcos'altro quello che dico è per chi ha voglia chi ha voglia di condividersi non so Ilaria Leonardo che stanno già lavorando su determinate tematiche magari hanno acquisito un valore aggiunto da questa giornata dicono ok abbiamo voglia di scriverlo noi e lo condividiamo questo fatto di condividere sicuramente poi lasciandolo weak quindi lasciandolo molto libero chi fa parte degli altri gruppi può continuare ad aggiungere delle cose e questo veramente il progetto magari che avete iniziato che si chiama due passi con quattro chiacchiere e mille idee in realtà si trasforma in qualcos'altro perché ha inglobato dentro un altro progetto, o quello che, quello che facciamo anche noi normalmente è quello di dire: incomincia dal piccolo. C'è il discorso di fare un picnic, una passeggiata o qualcosa. Ok, il prossimo incontro. È vero che oggi parliamo proprio di co-working, nel senso che la giornata di oggi è il co-working come come strumento di apprendimento, come strumento per iniziare a creare nuova collaborazione, ma dall'altra parte il coworking può uscire, visto molto rurale, come lo definiamo noi, può uscire da delle mura, quindi incontriamoci di nuovo tutto questo gruppo, invitando anche gli altri delle altre giornate, magari dicendo andiamo a fare un picnic tutto insieme e creiamo questi due passi con quattro chiacchiere e mille idee, in cui in un prato grosso, non so, da qualche parte, quindi... Prato senza mura dove si può stare tutti a sé, se senza le recinzioni, tutto quanto. Quindi mettiamo effettivamente a sistema qualcosa. Poi, sempre per Molto una selezione naturale, ognuno di noi ha degli impegni personali, altri impegni, magari qualcuno non è interessato. Ma diciamo che almeno su 20 persone, magari 3 persone hanno iniziato fare, a fare far scattare qualcosa. E poi per ultimo, la cosa di Paco, nel senso che poi, appunto, da questi incontri anche informali possono nascere nuove discussioni, nuove chiacchiere, appunto, che poi diventano costruttive. Quindi non è vero che bisogna, bisogna avere una visione grande, però bisogna iniziare anche da piccoli step perché se. Pensiamo troppo grande che è bello averlo là, ci spaventiamo, ci sentiamo soli, non esiste il luogo, non esistono le persone. Qua oggi siamo stati tutti assieme, a prescindere che fosse un esercizio guidato da me e Mariella o comunque anche grazie a voi. Noi diciamo sempre che questi esercizi vero non li facilitiamo e li guidiamo è grazie a voi che esistono perché se no se non ci foste voi non ci sarebbero questi esercizi e le vostre idee, soprattutto la voglia di mettersi in gioco, il coraggio di essere venuti qua nonostante una domenica mattina, quindi quello che diciamo sempre è pensate effettivamente che voi potete cambiare le cose, quindi quando si parla di cittadinanza attiva, sharing, in mancanza di consapevolezza e tutto quanto se iniziate voi stessi a fare questo primo passo verso quello, non solo partecipando ai momenti ma proprio dicendocelo io è Mino, io è un offro, queste cose cose qua e ritrovandoci un'altra volta allora diamo seguito a qualcos'altro poi come diceva Mino fare un post riscosse quello è un ulteriore passo in avanti ma questo qua voi come riscosse noi come workshop grosso nel senso de, come laboratorio dal basso e anche altri magari laboratori dal basso credo che magari anche all'interno di Arti è stato pensato magari un follow up quindi effettivamente questa cosa qua può essere molto interessante e que quindi quello che mi stimolo e eh, dico anche a Mino proprio come link o come voi come ragazzi play è creiamo una mailing list in cui appunto chi vuole può, quindi chi vuole prendersi proprio questi cartelloni adesso in cui dice ok io voglio di iniziare a fare questo, um, questo lavoro, Sarebbe veramente di stimolo. Chi è che vuole farlo? Almeno iniziamo con qualcosa di concreto. Chi si prende i tre cartelloni? Inizia a scrivere un Google Doc da sottoporre a tutto il resto del gruppo. Che Poi chi vuole partecipare non si è obbligato. Iniziamo adesso lasciandoci qualcosa di concreto. Chi prende un cartellone fa un Google Doc e Mino, eh, tu puoi fare Mino, la mailing list e mandarla, farla girare a tutti. Qui fa una mening list in cui ognuno ha questo e quindi ci possiamo invitare. Tutti voi conoscete come si utilizza un Google Doc o no? Che non è un problema, eh? nel senso lo scriviamo. Sì. scriviamo su Google Eh, Lo scriviamo, diamo, no, diamo anche questo, nel senso che si può, fare, si può avere accesso sia se si ha un account Gmail, quindi di Google, ma si può lasciare anche il documento in maniera aperta e chiunque può avere accesso. Ok? Sì, o se, o se è un problema possiamo farlo anche in Word, semplicemente perché almeno rimane là e ti consenti di lavorare tutti nello modificare. stesso momento sullo stesso documento di vedere le, le modifiche che fanno in diretta gli altri, quindi è molto comodo. Però se avete bisogno di capirlo. No, Dropbox è più scomodo. Scusami, Mino, perché devi. S uh, no, è un documento pi più. Sì. Sì, si incasina molto. Ma se avete difficoltà piuttosto che demordere, dire vabbè, non lo so fare Amen, scriveteci, ve lo spieghiamo. Cioè, voglio dire, non vi preoccupate, no, lo chiamo, sì. non demordete. Ve lo, ve lo spieghiamo. E poi vabbè dall'altra parte, lo diciamo già adesso pubblicamente che naturalmente siamo interessati per follow up, quindi certo. spazio, casa naturale, volentierissimo. Quindi no, poi volevo dire una cosa, siccome è venuta fuori molto forte questa tematica dell'ambiente, noi stiamo ospitando per il co-living ah, due innovatori sociali che vengono, uno viene dalla Sicilia e l'altro viene proprio dalla Puglia e loro stanno portando avanti un progetto molto innovativo che si chiama Naca, che è eh, appunto dedicato alla creazione di moduli abitativi. Diciamo semplificati, autocostruiti in legno ed è un progetto molto interessante che porta con sé una serie di implicazioni di crescita di comunità, sviluppo collettivo di saperi, di competenze, eh, cambiamento del paesaggio, eh, autodeterminazione delle comunità e ci sono molti di questi temi. Eh, loro sanno da noi una settimana. E martedì abbiamo organizzato una cena partecipata in cui ognuno porterà qualcosa e in cui diciamo li saluteremo. Dopo questa settimana noi li abbiamo fatto incontrare persone del posto, poi andranno a trovarli nel, nelle loro botteghe, nei loro negozi, nelle loro realtà. E martedì faremo un po' il punto. Uh, se vi può interessare, siamo a Matera, mm -hmm. sì. Alle 20.30 20 a Casa Natural, quindi Netura. cattedrale molto semplice, una volta che arrivate in cattedrale, qualsiasi problema. Potreste venire come Nomad Workers, quindi pagando 5 euro per l'evento, senza necessariamente diventare Scusami. associati. Eh, non è ancora Nomad Workers è Però una delle modalità fuori. per partecipare, si paga 5 euro, si assiste all'evento, alla serata. Si porta una cosa da mangiare, naturalmente portatela per pochissimi. Non si alla serata, ma si partecipa. Si partecipa alla serata, <ride> si partecipa alla serata e, e soprattutto si creano delle belle relazioni, perché magari delle risposte già sono nella comunità di casa natural, cioè non c'è bisogno per forza che siano gli innovatori, però loro possono stimolare argomenti interessanti. Marco Terranova. La pugliese si chiama Mariella Nalli. Sì, sì. NACA, progetto Naca. NACA, no no con la C e l'altra cosa vabbè adesso giusto perché poi concludiamo questo discorso anche appunto arriveranno altri innovatori sociali o una settimana sì una settimana no il prossimo sarà Dale che arriva dall'Inghilterra e lavora con marketing virale territoriale e quindi diciamo che fino a fine luglio avremo ogni due settimane nuovi innovatori sociali sempre con... Um, un background diverso, quindi che porta un sapere diverso, un modo anche per confrontarsi con la comunità in maniera diversa. Quindi, anche questo, qua siete, um, siete invitati. Bene, noi vi ringraziamo, è stato bellissimo Grazie. anche dal nostro punto di vista. Grazie. Okay. E grazie, va bene, Nel senso queste cose qua noi siamo poi sempre molto informali, naturalmente ringraziamo, ringraziamo Mino ad averci Mino, invitato, i ragazzi, i ragazzi, tutti. tutti, noi ringraziamo Beh, sì. voi, siete stati preziosi in questo percorso, un percorso che non finisce, continuiamo nel pomeriggio, cioè fra 45 minuti in buona sostanza, con Letizia che è venuta da Londra a parlarci di The Hub, e della sua esperienza un po' nomade in Europa. E poi vi ricordo, se siete iscritti al workshop di uh, Lerner, dovete scegliere ancora una volta, entrando nello stesso forum di registrazione, tra venerdì e sabato, perché lui farà due volte lo stesso identico workshop. Invece, giovedì uh, 7 abbiamo il workshop sull'intercomprensione linguistica con Marie-Pierre uh, Escuba Beneviste. Un cognome impossibile va bene. Buon pranzo. Se pranzo sarà buon proseguimento. Buon proseguimento.